Salve a tutti, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, siamo nella diretta che avevamo già preannunciato nei giorni scorsi. Io sono Antonio Muscolino della campagna Dico 32 e cerco allora di presentare questa giornata considerando il fatto appunto che speriamo tutto funzioni bene e sia assolutamente liscio anche in tutti i collegamenti che saranno diversi e la cosa credo sia abbastanza interessante. Il coordinamento lombardo per il diritto alla salute, Campagna Dico 32, ha lanciato un appello nei giorni scorsi a un anno dalla scoperta del paziente 1 per riportare l'attenzione sul bisogno di una profonda riforma del servizio sanitario lombardo, ma anche nazionale, alla luce dell'enorme fragilità svelata tragicamente dalla pandemia. Questa fragilità, secondo noi, è dovuta in special modo a una sanità che nel tempo ha considerato l'elemento commerciale come prioritario, una vera e propria mercificazione della salute, come continuiamo a dire, che ha basato le scelte, di fatto sul volume delle prestazioni erogate, e perciò sui rimborsi, in quanto, tutte le realtà vengono rimborsate a seconda del tipo di prestazioni, del numero di prestazioni che vengono eseguite, e non certo sul risultato reale della salute, che ne deriva. E ha spinto anche sulla privatizzazione e la concorrenza, elemento che ha ovviamente peggiorato anche, questa modalità. Per questo il nostro appello provocatoriamente si intitola che il vero paziente zero è la sanità lombarda, in quanto secondo noi è proprio questo modello di sistema sanitario in particolare che ha preparato un terreno fertile a quanto poi è accaduto, e ha dato via libera alla pandemia. Una situazione però che chiaramente non è nuova, che è incancrenita ormai da anni e che ha determinato la centralità degli ospedali e la desertificazione territoriale, oltretutto peggiorata anche da un definanziamento decennale subito dalla sanità. Tutto ciò si è rivelato una miscela esplosiva, in questo periodo pandemico, come purtroppo abbiamo potuto rilevare soprattutto in Lombardia. Bisogna perciò intervenire, noi diciamo, riformando profondamente il servizio sanitario, innanzitutto qui da noi in Lombardia, evitando che le modifiche alla legge Maroni del 2015, che sono state richieste anche dal governo, non si risolvano in un semplice aggiustamento di facciata, senza invece agire sui problemi profondi di mercificazione della salute. In questo periodo di pandemia sono aumentate le diseguaglianze anche in ambito di accesso. Basta vedere appunto l'aumento dei tempi d'attesa per quanto riguarda altre patologie. Per cui noi in questa giornata peculiare chiediamo il rilancio di un servizio sanitario pubblico, preventivo, sociale, universale, partecipato, uguale in tutto il paese e basato sulla fiscalità generale. Per questo si sono mobilitate diverse piazze in Lombardia ed anche in altre regioni. Con questa diretta vogliamo cercare di unire queste diverse manifestazioni organizzate nei vari luoghi per evidenziare i problemi vissuti territorialmente e anche suggerire delle risposte praticabili. Ci collegheremo perciò da adesso con circa 18 piazze e con alcuni comitati per approfondire anche diversi degli argomenti che sono divenuti emergenziali in questo periodo, come la sanità territoriale e di base e la gestione delle RSA e RSD. A questo punto io darei già subito la parola al primo intervento, a Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica, che appunto cercherà di approfondire questi argomenti. E niente, io chiedo a tutti di rimanere nei 5 minuti canonici in modo tale da finire in tempo. Io metterò un piccolo timer in modo tale da avere un punto di riferimento, ma chiaramente non sarà una tagliola. Prego, Marco. Buongiorno, siamo qui da sotto la regione Lombardia, al Palazzo della Regione. Come diceva Antonio, per questa giornata per individuare e parlare del paziente zero, il vero paziente, la sanità malata della regione Lombardia. Come diceva Antonio, noi saremo in diverse piazze davanti agli ospedali in particolare e qui presso la regione.
davanti agli ospedali per portare la solidarietà a tutti gli operatori della sanità, soprattutto di quella pubblica, e per evidenziare la necessità, il fondamento su cui si deve basare la sanità, che deve essere pubblica, però un pubblico vero, non un pubblico che corre dietro al privato, costretto dalle normative regionali, che, in cui cerca semplicemente di pareggiare i bilanci e di fare più prestazioni possibili anziché avere degli obiettivi di salute che siano valutabili dal punto di vista epidemiologico, cioè sul miglioramento davvero della salute della collettività. E siamo qua sotto la regione perché la riteniamo la principale responsabile per le diverse normative, ormai da più di 25 anni a questa parte, che hanno fatto la sanità ospedalocentrica, privatizzata e non equa. Quello che chiediamo in particolare in Regione Lombardia è una modifica sostanziale della normativa, a partire dall'abrogazione della cosiddetta legge Maroni del 2015 e anche delle delibere su cronici, che sono stati gli ultimi due passaggi a favore della ulteriore privatizzazione del rapporto tra il cittadino e la sanità. Se l'obiettivo è quello della salute, quindi ci deve essere un approccio olistico, questo deve passare attraverso la medicina territoriale, e per medicina territoriale intendiamo la disponibilità di servizi su tutti i determinanti della salute: ambiente, medicina scolastica, medicina del lavoro, igiene pubblica, salute mentale, non autosufficienza, un nuovo rapporto con i medici di base, tra loro e le strutture sanitarie regionali. E poi un altro intervento importante è sull'RSA, cioè sul controllo pubblico delle residenze assistenziali sanitarie assistite, ma soprattutto la domiciliarizzazione delle cure ogni volta che sia possibile, quindi per superare il fatto che la cronicità diventa non autosufficienza e diventa rinchiudere le persone all'interno di strutture di quel genere. Pertanto questi sono gli obiettivi a livello normativo principali. Quello che ha detto Agenas per noi è insufficiente, in quanto rischia di essere semplicemente una piccola modifica di alcuni aspetti particolari. Noi invece chiediamo una più importante intervento sulla struttura sanitaria regionale, che deve essere anche partecipata, perché riuscire a fare una sanità territoriale vuol dire avere delle strutture più piccole, più vicine alle persone, dove le associazioni, i cittadini, gli enti locali possono dire la loro per quanto concerne gli obiettivi e il modo di raggiungerli. Finisco con ricordare, ma la ricorderà sicuramente Annoletta anche dopo di me, che per tutti gli italiani possono firmare per avere vaccini grazie all'iniziativa ICE presso il Parlamento europeo sotto il sito No Profit, No Pandemic, per fare in modo che venga fatta la moratoria sui brevetti, che è il tappo che impedisce una libera produzione e disponibilità di vaccini anti-Covid. Questa è una cosa più importante, la possiamo fare ognuno di noi. Grazie. Va bene, grazie Marco. Allora, appunto, come già dicevi tu, adesso cerchiamo di far appunto di legare a tutto il filo rosso della nostra iniziativa anche un argomento che diventa fondamentale, che è quello relativo appunto ai brevetti sui vaccini. Per questo è stata indetta appunto un ICE, un'iniziativa dei cittadini europei, che è una modalità istituzionale per fare in modo che le istituzioni europee deliberino in maniera chiara sulla questione appunto dei brevetti sui vaccini, e per questo appunto dovremmo avere sempre in piazza sotto la Regione Lombardia Vittorio Agnoletto, che è il punto di riferimento per quanto riguarda appunto la campagna ICE, a livello italiano, in modo tale che appunto ci possa spiegare
in modo chiaro appunto questo tipo di iniziativa e far sì insomma che si riesca a raggiungere la quota di firme previste. Saranno firme soltanto online sul sito www.noprofitonpandemic.eu/it per la parte italiana. In questo caso appunto si potrà entrare lì e appunto diciamo firmare virtualmente inserendo i propri codici della carta d'identità o del passaporto. Questa è la modalità che viene effettuata. Per cui non so se Vittorio Agnoletto è già, già presente. Mi dicono di aspettare ancora un attimo, per cui lo facciamo intervenire successivamente. A questo punto vediamo di collegarci con l'ospedale Bassini a Cinisello Balsamo, dove dovrebbe esserci presidio. Roberto Zanotto, prego. Scellerata. Buongiorno, mi sentite? Sì, se riesci a spostarti un attimino. Tutto lo smantellamento dei servizi territoriali. Prego. E che Antonio, mi senti? Incapace. Posso parlare? Prego. Perché io non ho ritorno da voi, non sento. A volte va bene. Sembra. Vai. Al presidio davanti al Bassini a Cinisello Balsamo. Le persone sono per ora un centinaio. L'idea è che dovrebbero arrivarne altrettante. Un altro scopo, che è quello disposto. Del guadagno, che è quello del profitto. La sanità privata vive della nostra malattia. Vuole che noi ci ammaliamo per poter continuare a sopravvivere. Questo la è cosa terribile. È strano che in un paese sviluppato ci si trovi in tanti a manifestare. Ci si trova tanti a manifestare per avere una sanità pubblica funzionante che curi bene. Ed è ingiusto che le esperienze che riportano le persone che hanno avuto relazione con la sanità pubblica siano soprattutto di malumore, disagi, difficoltà, rabbia. C'è un contrasto grosso tra l'importanza che diamo noi alla sanità pubblica e l'importanza e le azioni che invece fa la giunta regionale. Per noi la sanità pubblica è essenziale per poter stare in salute. Per la giunta regionale la sanità pubblica è l'occasione per trasformare la salute in soldi. Qui siamo davanti al Bassini perché insieme all'ospedale di Sesto sono i due ospedali che stanno diventando sempre più fragili, non tanto per la situazione attuale ma quanto per quello che succederà nel momento in cui si riprenderà a dover offrire un servizio di cura e di diagnosi. L'ospedale di Sesto è stato gradatamente smantellato e l'ospedale Bassini è l'ospedale a cui sono stati tolti servizi e funzioni. Per cui oltre a reclamare e a manifestare perché ci sia una sanità pubblica per tutti, lo facciamo significativamente davanti all'ospedale Bassini perché è l'ospedale che potrebbe essere l'ospedale che si impoverisce e per cui perdere funzione e diventare inutilizzabile. Per ora a Cinisello adesso sono aumentate un po' di più le persone, siamo poco più di un centinaio e si susseguono gli interventi al microfono in modo tale per illustrare quelle che sono le ragioni che ci hanno portato al presidio di questa mattina. Per noi è fondamentale ribadire che la funzione della sanità pubblica è una funzione essenziale per poter stare in salute. Va bene, vado, che adesso devo fare il comizio. A dopo. Buon presidio a tutti. Va bene, grazie Roberto. Allora da Cinisello, per cui... Allora ricordiamo chiaramente che tutte le iniziative in piazza comunque seguono quelle che sono le normative anti-Covid, ovviamente per evitare
problemi sia a chi è presente sia alle altre persone. E chiedo chiaramente alle persone che ci stanno seguendo se anche loro possono condividere questa diretta in modo tale da diciamo moltiplicare anche i punti d'accesso per poter vedere appunto queste piazze. A questo punto penso che Vittorio Agnoletto sia arrivato in piazza, per cui come spiegavo prima appunto ci dirà le specifiche relative all'ICE. Prego Vittorio. Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, oltre ad avere un significato molto forte sul piano locale e sul piano regionale, questa mobilitazione si aggancia anche a una mobilitazione internazionale, quindi non solo nazionale europea ma internazionale, il cui obiettivo è quello di vaccini per tutti. La situazione in questo momento è veramente pesante. Noi abbiamo che 10 nazioni al mondo hanno acquistato 75% dei vaccini, 131 paesi non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino, ma anche in paesi come l'Italia, che siamo tra quelli che hanno acquistato i vaccini, è quasi impossibile fare ogni programmazione perché le aziende farmaceutiche non rispettano gli accordi commerciali e se ne fregano ovviamente delle multe che sono irrisorie rispetto ai guadagni che stanno realizzando. E questo è il motivo per cui nove persone abbiamo lanciato a livello europeo UNICE, un'iniziativa dei cittadini europei. È uno strumento previsto dall'istituzione europea. Dobbiamo raccogliere 1 milione di firme su una proposta e questa proposta poi deve essere per forza discussa dalla Commissione e portata in Parlamento e in Consiglio europeo, cioè davanti ai capi di governo. La nostra proposta è molto semplice: diritto alla cura, nessun profitto sui brevetti e quindi sui vaccini. Noi che cosa proponiamo? Primo, di appoggiare la proposta di India e Sudafrica che l'11 marzo il Consiglio internazionale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Consiglio sui brevetti, sugli accordi TRIPS, propongono una moratoria totale sui brevetti. Sospendiamo i brevetti relativi al Covid. Secondo, chiediamo che l'Unione Europea renda pubblici tutti gli accordi che sono stati secretati e che riapra le trattative, perché noi pensiamo che i brevetti che sono frutto di finanziamenti pubblici, e tutti questi vaccini sono stati ottenuti anche grazie a enormi finanziamenti pubblici, questi brevetti devono rimanere assolutamente pubblici, devono diventare pubblici. E terzo, e questo lo chiediamo a tutti i paesi, compreso e per primo il nostro paese, di utilizzare immediatamente il ricorso alle licenze obbligatorie, cioè a quella possibilità che è già esistente e che potrebbe essere già stata attivata, di dire in una situazione di crisi economica e davanti a una pandemia, uno Stato ha il diritto di scavalcare i brevetti e di produrre direttamente i vaccini. Questa petizione si può firmare, anzi io vi consiglio, vi chiedo di firmare, di farla girare a questo link noprofitonpandemic.eu/it. Dobbiamo arrivare in Italia a 180.000 firme, 1 milione a livello europeo. E per chi magari ci ascolta casualmente e non condivide le nostre scelte di solidarietà, vorrei essere molto chiaro. Guardate che qui, certo, è una questione di diritto e di solidarietà, ma è una questione di salvezza per tutti. Se non viene generalizzato l'utilizzo del vaccino, il virus continuerà a circolare, si replicherà, nella replicazione vengono selezionati ceppi virali maggiormente aggressivi che poi torneranno in Europa, torneranno in Occidente e non è detto che a quel punto i nostri vaccini siano in grado di contrastare i nuovi ceppi virali. Quindi è un problema di giustizia, è un problema di solidarietà, ma è anche un problema di tutela di tutti noi. E permettetemi un'ultima battuta: i diritti sono una cosa, la carità è un'altra. E non è
accettabile che i paesi più ricchi del mondo riuniti nel G7 abbiano detto ieri non cambiamo le regole, tutto rimane così, grandi profitti per Big Pharma, siamo disponibili a fare un po' di carità, a distribuire un po' di vaccini. L'abbiamo già visto, è successo già anche ai tempi dell'HIV, sono passati più di 30 anni da quando sono disponibili farmaci efficaci contro l'HIV e noi dopo 30 anni abbiamo milioni e milioni di persone in Africa, nel sud del mondo, che continuano a infettarsi e che non hanno a disposizione i farmaci. La carità può aggiungersi ai diritti, ma non può sostituire i diritti. E guardate che parliamo di favori fatti a Big Pharma, che secondo tutte le ipotesi che sono analizzate in questi giorni farà dei guadagni pazzeschi. Si parla di ricavi per oltre 10 miliardi di dollari all'anno solo e unicamente relativamente ai vaccini per il Covid. Allora a questo punto stabilire un equilibrio tra i profitti di quelle aziende e la difesa della salute di 7 miliardi e 800 milioni di persone, io credo che sia un dovere morale. Grazie Vittorio Agnoletto, credo che sia assolutamente importante ricordare appunto questo aspetto. Il sito di cui parlava, che è appunto il sito ufficiale dove si possono inserire quelle firme, è questo, www.noprofitonpandemic.eu/it. Per cui chi vuole firmare e chiaramente aiutare tutti i paesi europei a arrivare a 1 milione di firme entro il 30 di novembre, ecco, chiediamo che appunto firmi in quella pagina. Ora possiamo proseguire a questo punto e andiamo all'ospedale di Cremona, dove c'è Gianni Grazioli, il quale appunto ci dirà che cosa sta succedendo lì. Prego. Anche Cremona partecipa, al pari di molti altri territori, alla mobilitazione indetta dal coordinamento lombardo per il diritto alla salute. Obiettivo primario è la cancellazione della legge 23, la famigerata legge Maroni, ma anche principalmente il recupero di una nuova legge regionale che si basi sui principi di valore della legge sanitaria 833. Quella che si presenta come una delle più efficienti strutture sanitarie del mondo occidentale, alla comparsa della pandemia, ha dimostrato tutta la sua impreparazione e incapacità a fronteggiare la situazione. Non si era dotata per tempo di un piano pandemico, non è stata in grado di tutelare gli operatori sanitari mandati al massacro senza difese, ha chiuso gli ospedali per tutte le patologie no Covid, ha abbandonato i mezzi di base nei propri ambulatori senza disposizioni, ha lasciato che le strutture sanitarie private convenzionate continuassero nei propri profitti, non ha saputo proteggere e tutelare la parte più debole della popolazione, quella ricoverata nell'RSA, quella che, in particolar modo in Lombardia, è stata massacrata dalla incapacità e dalla inadeguatezza delle strutture. La drammatica esperienza dell'anno scorso, del 20 febbraio 2020, giorno del primo paziente Covid individuato a Codogno, ha dimostrato che più del Covid a disastrare la sanità sono state le scelte scellerate di tutti i partiti che hanno gestito la sanità negli ultimi decenni a suon di riduzione dei finanziamenti, di taglio dei posti letto, di chiusura dei piccoli ospedali e dei servizi territoriali, di cancellazione della prevenzione, e che hanno favorito l'espandersi della sanità privata a tutti i livelli, convinti che privato è bello e funzionale. La Lombardia, più di altre regioni, si è caratterizzata per una politica tutta rivolta al privato e dai grandi ospedali, ed ha distrutto i distretti, la medicina territoriale, le strutture della prevenzione. Titolari e propugnatori di questa politica sono stati i governatori succedutici Formigoni, Maroni, Fontana. E come dimenticare che a Cremona, mentre il coronavirus imperversava,
le discussioni più vivaci fra il direttore generale delle strutture sanitarie e la politica locale verteva sulla possibilità della costruzione di un nuovo grande ospedale. Mentre tutti invocavano una sanità territoriale, qui si ipotizzava la costruzione di un nuovo ospedale. Due riflessioni incombono. Chi ha mal gestito la sanità trasformandola in aziende votate al profitto non possono concorrere alla ricostruzione di una sanità pubblica che sola può rispondere ai bisogni dei cittadini. E ancora, la sanità non può più essere nelle mani di manager assolutamente estranei alle dinamiche dei territori. L'obiettivo della mobilitazione è però anche quello di sollecitare i territori ad organizzarsi, a darsi una svegliata, ad aprire una stagione vertenziale rivendicativa che sappia opporsi alla disastrosa politica sanitaria lombarda, ma anche a quella locale. Cremona coglie anche questa sollecitudine, certa che una politica che si sviluppi dal basso non può che dare buoni frutti. I direttori generali delle strutture sanitarie devono dar conto del loro operato, tutto svolto esclusivamente a far tornare i conti. Ad oggi hanno aderito a questo appello il Circolo Arci di Persichello, la società operaia Mutuo Soccorso 1908, Torre di Controllo, Circolo PRC di Cremona, Circolo Rive Gauche di Casalmaggiore, Circolo PRC di Piadena, Comitato Il Pane e le Rose, Cremona Cambia Musica, Lega di Cultura di Piadena. È nostra intenzione rilanciare l'appello per la creazione di un coordinamento sui temi della difesa della salute, perché se non ci pensiamo noi, chi altro ci può tutelare? I prossimi giorni ci rivedremo per scrivere l'appello più ampio. La lotta contro la legge 23, la ineguatezza della gestione della sanità, a partire da Fontana ma per andare ai gestori locali, non nasce oggi, ma soprattutto non finisce oggi, ma deve continuare. Costruiamo piattaforme rivendicative che chiedono una sanità pubblica, perché solo il pubblico ci può salvare, la riapertura di tutti gli ospedali e tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza, il superamento delle liste attesa scandalosamente lunghe, e chiediamo di partecipare alla programmazione della sanità territoriale. Dobbiamo dare una svegliata ai sindaci succubi dei direttori generali, ma dobbiamo svegliarci anche noi. Chiudo. Grazie Gianni Grazioli da Cremona. Credo che hai fatto anche bene a sottolineare l'aspetto appunto delle varie realtà che poi aderiscono al vostro coordinamento, in modo tale da rendere evidente anche il fatto che appunto i vari coordinamenti territoriali comunque sono composti da diverse realtà. A questo punto da Cremona ci spostiamo a Monza, dove c'è Angelo Spada dall'ospedale San Gerardo. Prego Angelo. Prego. Angelo Spada, prego. Vai, vai. Ah no, siamo già collegati. Noi siamo a Monza davanti, sì, all'ospedale San Gerardo, anche noi qua a un anno da questo disastro, per ricordare innanzitutto tutte le vittime che ci sono. Tutte le vittime, ho capito che partiva adesso, scusate. Comunque ricordare tutte le vittime che ci sono state, a ricordare e a dare la nostra vicinanza a tutti i familiari e a tutti gli ospedalieri e chi lavora nella sanità, che ha dovuto passare un anno disastrato con questo Covid che ci ha salito. Noi però vogliamo essere qua perché tutto questo non deve essere dimenticato, non è andato tutto bene. Purtroppo la sanità, specialmente in Lombardia, ha dimostrato tutte le sue carenze. Noi, il nostro slogan è quello che la salute non è una merce e la sanità non è un'azienda. La salute non è una merce perché invece qua in Lombardia
questo è stata trattata così, si è mercificato il tutto con le privatizzazioni che hanno distrutto la sanità pubblica. Noi vogliamo che si torni a una sanità pubblica universale per tutti, a cui tutti possano accedere senza vincoli, soprattutto economici. L'azienda, la sanità non è un'azienda, anche questo deve essere chiaro bene, perché in questo momento anche questo viene trattato in questo modo. Attraverso la legge regionale di Maroni ha privatizzato anche in questo ramo tutto, non è stato possibile garantire i livelli minimi di assistenza a molte persone. Noi vogliamo appunto con questa manifestazione ricordare che un altro modo è possibile di operare, vogliamo tornare a una sanità pubblica contro ogni deriva anche di autonomia regionale, specialmente nella sanità, che abbiamo visto provoca tantissimi danni. Qua come Monza vogliamo dare in particolare la voce a due realtà, una sulla 194 e una verso i giovani del Friedrich di Monza, in cui appunto andranno nel particolare circa quello che è successo appunto sull'interruzione di gravidanza per quanto riguarda il donno di meno e sulle problematiche più in generale dell'ambiente che sono legati alla salute, ormai lo sappiamo perché appunto la distruzione della medicina territoriale è stato la vera vergogna che è avvenuta in Lombardia. Quindi do la parola a nonnuna di meno per il loro intervento. Ciao, si vede bene? Sì, sono Chiara Perri di Nonna di Meno Monza. La pandemia ci ha dato prova e continua a darci di come una sanità verticista, classista e ospedalocentrica, incentrata sulla privatizzazione e sul definanziamento delle strutture pubbliche, non risponde ai bisogni e al benessere di tutti. La pandemia non ha fatto altro che evidenziare in maniera drammatica le discriminazioni e le disuguaglianze in base al genere, alla cittadinanza e all'età. I corpi, specialmente i corpi delle donne e delle soggettività LGBTQ, sono nel luogo privilegiato di questi atti violenti. La loro normalizzazione e il loro discriminamento sono il perpetuarsi del buon funzionamento di una società eteropatriarcale che abbiamo il dovere di scardinare. Disciplinamento che controlla, proibisce e regola la nostra salute, sessualità e riproduzione. Non incarniamo il corpo astratto e neutro che ci vuole imporre questa società e che si declina una sanità privata e sempre meno diversistica. Siamo corpi plurali che si vogliono sottrarre alla patologizzazione, alla normalizzazione e alla violenza strutturale che attraversa anche i luoghi della salute. Per questo condanniamo che sia ancora concesso spazio alle associazioni antiabortiste che organizzano sit-in a San Gerardo nei giorni predisposti all'interruzione volontaria della gravidanza, portando messaggi violenti e colpevolizzanti. Questi messaggi minano l'autodeterminazione e la salute riproduttiva delle donne. Pretendiamo che gli ospedali e i consultori pubblici riorganizzino i loro servizi sul territorio per adattarsi alle nuove linee di indirizzo sull'aborto farmacologico. È inaccettabile che gli aborti farmacologici vengano sospesi per mancanza di letti, quando per la pillola RU486 non servirebbe nemmeno al ricovero ospedaliero. È inaccettabile che un diritto non possa essere applicato a causa di reparti chiusi, consultori fermi, mancanza di medici non obiettori. La percentuale in Italia di obiezione di coscienza supera il 70% tra medici, anestesisti e paramedici. È una percentuale intollerabile. Esigiamo informazioni pubbliche, trasparenti e aggiornate sul personale obiettore presente nei reparti di ginecologia. Esigiamo che le donne possano decidere in autonomia sul proprio corpo e sulla propria vita senza subire la violenza medica. Vogliamo l'aborto libero, sicuro e gratuito. Se ci è concesso, possiamo anche portare il contributo di Friday for Future Monza, che sono qui con noi, e a te, vai. Sì, pochi minuti, grazie. Di Monza, vi chiedo qual è secondo voi il collegamento tra il cambiamento climatico e i diritti umani, perché è importante riconoscerlo. Essi sono l'interpretazione delle nostre libertà e dei nostri doveri in quanto esseri umani, stiamo parlando del diritto alla vita, alle pari opportunità e in particolare del diritto alla salute. Vivendo in un paese industrializzato come l'Italia, in una regione così inquinata come la Lombardia, può risultare molto difficile capire quanto limitate possono essere le possibilità di vita se si appartiene a un gruppo di persone per cui per motivi socioculturali non sono riconosciuti certi diritti, come ad esempio le donne e le comunità LGBTQ+. E per quanto
quanto non possa sembrare così, l'emergenza climatica inasprisce le condizioni di vulnerabilità e discriminazione in cui già viviamo, dove l'inquinamento va ad impattare gravemente sulla nostra salute. Nella maggior parte delle società le donne non sono ancora riconosciute pari opportunità e diritti, sono molto meno tutelate da un punto di vista sociale, anche di fronte al cambiamento climatico, e rischiano di essere vittime di sfruttamento e abuso, soprattutto in quei paesi gravemente colpiti dai cataclismi e dalle crisi ambientali, in cui i fenomeni di violenza sessuale aumentano e le possibilità di aborto tendono a diminuire. Quindi anche noi di Fridays siamo qui per promuovere anche dei programmi di salute che siano inclusivi ed aperti, con l'assicurazione che le persone coinvolte in questo fenomeno non siano lasciate a loro stesse. Bisogna essere ottimisti, cercare di vivere in modo solidaristico, cercando di fare il meno male possibile agli altri. Non ci piace il mondo com'è, non ci piace la direzione che sta prendendo e non dobbiamo restare indifferenti. Ogni cambiamento è avvenuto solo grazie a uno sforzo collettivo. Cerchiamo di non smettere che questo sia possibile. Grazie. Come nei migliori collegamenti, da Monza è tutto. Grazie, bellissimo collegamento, direi avete fatto un link molto interessante fra i vari aspetti. E a questo punto andiamo in un'altra delle zone più martoriate dal Covid, che è Bergamo. Dovremmo avere in collegamento Pia Panseri dall'ospedale di Alzano Lombardo, a cui do la parola immediatamente, prego. Grazie mille, ciao a tutti. Allora, noi oggi abbiamo scelto di essere qui fuori dall'ospedale di Alzano, che è tristemente noto in tutto il mondo per essere diventato un simbolo non solo della pandemia, ma anche della totale inefficienza della sanità lombarda. Da qui, nella nostra terra, è partito tutto. I 6.000 morti stimati, ma in realtà sembrano molti di più, nella sola provincia bergamasca, sono stati la conseguenza tragica della prepotenza cinica ed interessata dell'economia, intrecciata con la mala politica. Un abbraccio mortale questo, che ha impedito, attraverso connivenze e vere e proprie complicità, di circoscrivere il danno, non istituendo la zona rossa nella Valle Seriana. Questo ospedale rappresenta tutto ciò che è e che non è la famosa sanità lombarda dell'eccellenza. Una sanità che ha dimostrato quanto la famigerata legge 23, che ha tradito e ribaltato tutti i principi su cui si basava la riforma del 78 in tema di salute pubblica, sia una legge non solo inefficiente, ma assai pericolosa. Una legge che ha permesso e incentivato lo smantellamento della cosiddetta sanità territoriale, spostando milioni di euro e migliaia di utenti verso la sanità privata. Enormi interessi hanno agito sulla nostra pelle e la pandemia di Covid non ha fatto altro che scoperchiare il vaso di Pandora, mettendoci davanti a una realtà da incubo che ha prodotto e ancora produce migliaia e migliaia di morti. Ora, ad un anno dal cosiddetto paziente 1, possiamo dire senza paura di essere smentiti che il vero malato, il paziente 0, è la sanità lombarda. Il modello lombardo dell'efficienza è in realtà quello dei formigoni, dei bregamassone, degli amici, degli innumerevoli scandali di cui le cronache ci hanno riportato i dettagli. La legge 23 non deve essere solo riformata o aggiornata, ma è necessario ribaltare completamente questo modello, superando tutte le scelte sciagurate che lo hanno prodotto. Il servizio sanitario pubblico deve basarsi sui principi fondamentali della prevenzione, dell'uguaglianza, della gratuità ed essere un servizio efficiente che si occupi di medicina preventiva, di sicurezza del lavoro e della scuola e di tutela dell'ambiente. La salute torni ad essere un bene comune tutelato dalla Costituzione. La salute non è una merce, la sanità non è un'azienda. Visto che ancora qualche minuto, vorrei aggiungere che nel pomeriggio saremo in centro a Bergamo
vicino al Palazzo della Regione, con un altro presidio, un ulteriore presidio, organizzato dal Tavolo della Salute di Bergamo, su queste nostre parole d'ordine. Inoltre, vorrei anticipare che probabilmente mercoledì, che è il 23, che è il giorno in cui qui è scoppiata la bomba, nel senso che c'è stata la non chiusura dell'ospedale di Alzano e tutto quello che ne è conseguito, probabilmente si farà qualcosa verso sera, si sta pensando a una fiaccolata e comunque vi terremo aggiornati. Ora chiudo e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie da Alzano e da Bergamo appunto, anche per quanto riguarda l'iniziativa che ci sarà questo pomeriggio. Dunque, adesso abbiamo, dovremmo avere in collegamento anche Pavia con l'ospedale San Matteo, vediamo se il collegamento c'è. Allora, vediamo di passare invece di ritornare in, alla piazza di Milano sotto la regione ancora per vedere che cosa sta accadendo. Do la parola a io so, Anna, vieni qua per favore. Anna Campo San Piero, sono adesso Anna Campo San Piero, se mi sente, di Milano in Comune. Prego, se Anna è presente. Non riesco a vedere Anna. Ah, non dal microfono? Allora, credo ci siano dei problemi tecnici. Allora, vediamo Anna Campo San Piero se riesce a parlare. Se no, vediamo se riusciamo a dunque a andare avanti. Fai qua, facciamo qua. Sì, allora. Facciamo qua, prendi la regione. Prego, Anna Campo San Piero, allora, vieni, dalla regione. Vieni, che c'è il cavo. Siamo online? Sì, okay. Sì. Siamo qui da Milano per ricordare un anniversario che avremmo voluto festeggiare come qualcosa che apparteneva al passato e non invece vivere ancora una quotidianità che per tutti noi è ancora un incubo, con un numero di persone morte a cui la società sembra essersi assuefatta, e ricordare con rabbia tutto ciò che è accaduto in questo anno trascorso. Ciascuno di noi, singolarmente, ha dovuto affrontare le conseguenze di una pandemia, del primo lockdown, della perdita di persone care o del lavoro, della stessa quotidianità, della sicurezza e della speranza, a volte, nonostante le retoriche e gli arcobaleni. Ma poi, per le persone che siamo, noi che siamo qui oggi e non solo, abbiamo cominciato a capire che era necessario reagire, agire, fare, rispondere e farlo collettivamente, anche oggi che ci sono più di 20 piazze qua in Lombardia. Abbiamo messo a disposizione ognuno di noi quello che potevamo fare, chi come Vittorio Agnoletto con la propria competenza e le dirette che ogni sera ci hanno permesso a tutte e a tutti di comprendere meglio cosa stava accadendo, o chi con generosità ha messo a disposizione tempo ed energie per aiutare chi non ce la faceva nemmeno ad avere il minimo per sopravvivere, come le brigate, che hanno attraversato la città andando a riempire i vuoti delle istituzioni, durante e soprattutto dopo il lockdown, quando i pochi rubinetti ufficiali sono stati chiusi, tanto l'emergenza era finita, mentre stava iniziando quella socio-economica, una vera e propria esternalizzazione della solidarietà, in cui si è scelto consapevolmente di non avere una mappatura delle nuove povertà, rappresentate a Milano plasticamente dalle 30.000 domande per accedere ai buoni spesa. Anche nella fase 2, quando per tutti noi era chiaro che solo con la prevenzione, il tracciamento e l'isolamento delle persone contagiate si poteva tenere sotto controllo la situazione, abbiamo continuato a vedere le persone agire e le istituzioni rimanere su discussioni ai più incomprensibili e andare avanti per slogan,
abbiamo visto chiudere, aprire, richiudere, dare colori e numeri a casaccio. Abbiamo chiesto, inascoltati, insieme ad altre realtà e sostenuti da più di 100.000 firme, il commissariamento della sanità lombarda, inascoltati anche da chi oggi fa finta di essere e di fare la voce grossa sulla gestione lombarda, che ha sacrificato l'assessore Gallera per mettere la sempreverde Lady San Patrignano, Letizia Moratti, che prontamente ha chiamato il filo scudiero Bertolaso. L'obiettivo? Uscire indenni dalle responsabilità, non solo politiche, ma anche materiali, se pensiamo alla delibera dell'8 marzo con cui sono stati mandati i positivi nelle RSA e al fatto che, come tutti sappiamo, la metà dei morti in Italia erano persone che vivevano in questa regione. E anche in questa fase, che non saprei come definire, in mezzo all'ennesima gestione presa in giro sulla questione dei vaccini, siamo circondati da mini zone rosse in attesa di un ennesimo strega cambia color, noi ci sentiamo di ringraziare chi, come Medicina Solidale, la Brigata di Soccorso Rosso, hanno dimostrato a tutti le cose che si possono fare. Ci vuole volontà politica e coraggio, quello che evidentemente manca a chi ci governa, anche a Milano. Il tampone sospeso e l'unità mobile sono una realtà che può fare da esempio. Per questo noi, come Milano in Comune, abbiamo voluto sostenere politicamente questo progetto con un ordine del giorno che è già stato approvato, ma che non è ancora stato attuato. Mentre la Moratti fa accordi con le farmacie, rimborsa 12 euro per ogni tampone fatto, in zona 9 li vendono a 35, noi stiamo aspettando di capire a Milano cosa si può fare. Di sicuro noi sappiamo cosa fare, continueremo a fare quello che queste piazze stanno facendo, quello che per cui dovremo continuare a batterci, ciascuno con le proprie capacità e ciascuno con il proprio impegno. Un'alleanza tra politica, volontariato, società civile che deve essere rafforzata. Buona politica e rivendicazioni che possano fare la differenza. Facciamola. Grazie Anna Camposampiero. Allora, appunto, come ricordava lei, c'è anche la questione relativa appunto ai tamponi sospesi. Tra l'altro ci saranno degli esponenti alla conclusione di questa nostra iniziativa verso le 12:30, appunto, ancora direttamente dalla regione. Dunque, vediamo se riusciamo a metterci in collegamento con Desio, Mauro Confalonieri, con l'ospedale di Desio. Non so se è in collegamento oppure no. Se no, a questo punto possiamo vedere di sentire altre realtà. Per cui possiamo spostarci a questo punto. Ecco, vedo Desio, per cui diamo la parola a Desio. Prego. Sì, ciao a tutti, siamo qui a Desio. Sta andando tutto bene, c'è parecchia gente. E adesso facciamo leggere il comunicato da Iaia Piumatti. Ciao a tutti, io parlo a nome della sinistra per Desio e il coordinamento No Pedemontana, che sono fra i promotori di questo presidio davanti all'ospedale di Desio. Insieme abbiamo deciso di aderire a questa mobilitazione promossa dal coordinamento per il diritto alla salute di Monza e Brianza. Ci si può chiedere quali siano le questioni che legano il diritto alla salute pubblica con un'autostrada. In realtà sono molti i punti di contatto tra la nostra lotta a difesa del territorio contro un'impattante infrastruttura e la lotta per il diritto alla salute. Basterebbe parlare delle risorse finanziarie divorate da quell'autostrada. Nell'aprile scorso, in piena prima ondata di Covid e con le drammatiche difficoltà del sistema sanitario che si stavano evidenziando in Lombardia, la regione non trova di meglio da fare che stanziare 150 milioni per ricapitalizzare la società pedemontana. Ancora peggio è accaduto nei mesi successivi, durante l'estate, un giro di centinaia di milioni di euro per muovere, comprare, vendere azioni di Serravalle, acquistate incredibilmente da Ferrovie Nord, che ci pare si debba occupare d'altro.
e azioni di Pedemontana acquistate da Regione, che diventa così la principale azionista dell'autostrada. E nella legge regionale di bilancio vengono stanziati ulteriori 300 milioni di euro a garanzia. Intanto la maggior parte delle strutture ospedaliere in Lombardia vive in grande difficoltà con diversi reparti sotto organico. Ma questo lo stanno raccontando meglio gli altri interlocutori che stanno intervenendo stamattina. Evidentemente per la regione il giro d'affari legato a infrastrutture come Pedemontana vale molto più della salute dei cittadini. Ma non è soltanto questo il punto di contatto fra grandi opere e salute. In questi anni abbiamo assistito a un'aggressiva politica di privatizzazione del servizio sanitario e nel contempo a una riduzione della sanità pubblica e all'accentramento dei servizi presso le grandi strutture ospedaliere, disarticolando e impoverendo la sanità territoriale, scusate, qua passano le macchine, e di prevenzione. L'insieme di queste scelte ha prodotto il disastro che vediamo oggi sotto i nostri occhi, con l'incapacità del sistema sanitario di reggere l'impatto del Covid. Ad essere completamente sbagliato per noi è l'approccio. L'ospedale, infatti, è solo una parte della sanità e la sanità è solo una parte del più ampio tema della salute. Giustamente oggi veniamo chiamati a manifestare per il diritto alla salute, di cui il servizio sanitario e gli ospedali sono soltanto una delle componenti. Fondamentale è il contesto dentro il quale viviamo e dentro il quale è necessario soprattutto prevenire le aggressioni alla nostra salute e alla nostra vita. Vedo che abbiamo pochissimo tempo, quindi vado molto più veloce. Non possiamo dimenticare il tema della diossina anche, perché questo è strettamente legato al nostro territorio, che è ancora presente in grandissima quantità nei territori dei comuni investiti dal disastro di Seveso del 76 e minacciati dai lavori dell'autostrada. Proprio da quel disastro possiamo apprendere qualcosa. Medicina Democratica, che è tra i promotori di questa iniziativa, fu fondata proprio in quegli anni da personalità dello spessore di Giulio Maccacaro e Luigi Mara, insieme a tanti operai protagonisti in quegli anni delle lotte per la difesa della salute nei luoghi di lavoro. E proprio Medicina Democratica intervenne a suo tempo con i lavoratori, proprio per entrare nel tema della salute e della prevenzione esercitata proprio nei luoghi di lavoro. Abbiamo parlato delle nefandezze commesse dalla Regione, ma non possiamo trascurare le responsabilità dei governi centrali. Si è appena conclusa un'esperienza di governo che di fatto ha di volta in volta riconfermato la volontà di realizzare tutte le infrastrutture come Pedemontana. E questo malgrado quei governi fossero sostenuti da forze politiche che a parole erano contrarie a quelle opere. Il nuovo governo nasce accompagnato da una pomposa retorica green. Si parla di sostenibilità, di governo che nasce accompagnato da un ministero alla transizione ecologica, ma a quanto pare l'intenzione è quella di realizzare ancora tutte queste opere. La lotta per la salute è una lotta contro le nocività concrete, che non si affida a concetti o parole d'ordine fumose. Va combattuta con la radicalità che hanno espresso i movimenti territoriali. Una radicalità come quella dei Notav, delle donne, delle mamme della Terra dei Fuochi. E per questo mandiamo un saluto a Dana Lauriola e Fabiola De Costanzo, che attualmente sono in carcere, e diamo tutta la nostra solidarietà. Difendere l'ambiente e il territorio con determinazione per difendere la salute, dicendo un semplice no con coerenza e determinazione. Senza compromessi alle grandi opere, un no che è anche un sì a più risorse per la sanità, per la cura dei territori, e un sì a un modello di sviluppo sostanzialmente radicalmente diverso da quello che continuano a propinarci. Desio è in prima linea per questa proprio per una riforma green, e quindi siamo molto contenti che proprio in questi giorni è arrivato il terzo smile per la città ciclabile. E noi ci stiamo provando, perché salute è anche la prevenzione. Grazie a tutti. Grazie a Desio. A questo punto passiamo a Mantova, dove c'è Sergio Malciassian. Prego da Mantova. Buongiorno. Quando abbiamo partecipato a quelle iniziative telematiche
indette da Medicina Democratica e dal Comitato per la Salute Pubblica. Abbiamo pensato che fosse indispensabile anche qui a Mantova creare questo comitato e abbiamo cercato l'adesione di compagni anche di altre forze politiche. Abbiamo difatti avuto l'adesione del Centro Sociale Le Boie, di Sinistra Italiana, di Non Una Di Meno, dell'Auser di Porto Mantovano, che si sono detti disponibili a collaborare con noi per realizzare degli interventi sul territorio. Qui oggi siamo difatti davanti all'ospedale Carlo Poma, ma nello stesso tempo siamo presenti alle peschiere di Mantova e al mercato contadino di Borgo Chiesa Nuova per informare la popolazione con un volantinaggio delle realtà odierne, degli errori e degli orrori perpetrati dal governo regionale per ribadire il nostro no e dire che questo non è un passo isolato, ma è solo il primo passo per una serie di proposte che andremo a presentare nel prossimo futuro. Sì, buongiorno a tutti e a tutte, aggiungo come attivista anche di Non Una Di Meno, ma anche di altre realtà del territorio, il lavoro che è stato fatto in questi anni e che continueremo a fare per la difesa dei consultori pubblici a rischio chiusura e a rischio privatizzazione nell'ultimo anno e mezzo soprattutto, e la difesa anche della possibilità di interrompere volontariamente le gravidanze e quindi chiedere che non ci siano più obiettori di coscienza nelle nostre strutture ospedaliere e che si possa continuare a fare le IVG. Nel territorio mantovano, ad esempio, con la pandemia, tutte le strutture in cui poter interrompere gravidanze sono state di fatto delocalizzate, un solo ospedale, un solo giorno a settimana, che è quello di Agola, quindi un ospedale periferico, effettua le IVG. Molti reparti sono stati chiusi, come nel resto della Lombardia, in questi mesi di pandemia e ancora ad oggi arrancano e non riescono ad aprire. L'attacco alle donne, ci teniamo a sottolineare, è stato fortissimo, anche il polo per la fertilità, per la procreazione medicalmente assistita, ha riaperto da solo alcune settimane dopo quasi 10 mesi di chiusura. Quindi siamo appunto qui oggi in questi tre punti della città di Mantova per portare avanti rivendicazioni legate chiaramente alla sanità pubblica, però anche a livello cittadino vogliamo muoverci e chiedere al Comune, al Consiglio Comunale, di attivarsi per far effettuare presso le farmacie comunali, ad esempio, tamponi a prezzi calmierati o gratuiti. Se abbiamo ancora tempo, credo di sì, passo la parola anche a Fausto Banzi di Sinistra Italiana. Ciao a tutti, siamo qui in tre punti che stiamo facendo questa mobilitazione. Il compito che da domani ci siamo assunti l'onere di portare avanti è quella di un ordine del giorno che abbiamo condiviso con gli altri compagni, affinché attraverso le farmacie comunali l'amministrazione metta a disposizione tamponi rapidi per coloro che non hanno la possibilità di farli e comunque a costi come li paga la farmacia, ecco, senza guadagnarci su. E in più proseguiremo per dare indicazioni nel firmare l'ICE affinché l'Europa tutta decida di sostenere la proposta di India e Sudafrica affinché il brevetto sul vaccino sia temporaneamente sospeso. Ecco, la risposta della città ci sembra positiva, perché non è solo oggi che ci muoviamo, ecco, l'abbiamo fatto anche prima e quindi insomma l'attenzione su questi temi ci sono. La vaccinazione per quanto riguarda il nostro comune in modo particolare è abbastanza in ritardo, teniamo presente che è una provincia abbastanza anziana, per cui però stanno arrivando più versioni di vaccini, per cui si stanno un po' lentamente allineando. Chiaro che si spera in una fornitura continua, ecco.
Bene, noi vi ringraziamo e vi ciao. Va bene, allora ringraziamo anche noi Mantova. A questo punto andiamo a Melegnano, nella zona sud Milano, dove c'è Giovanna Capelli. Prego. Giovanna, devi accendere il microfono. Ecco, non so se c'è un piccolo problema. Sì. Ok, prego. Di metro no. Di questo territorio. Okay, prego, pronto? Prego. Mi sentite? Sì. Pronto, sì. Mi sentite? Siamo a Melegnano, siamo davanti all'ospedale. C'è un folto gruppo di persone, perché saremo almeno in 60. Adesso stiamo facendo un'assemblea dove parlano i vari compagni che vengono dai comuni vicini. Per noi è una giornata molto importante, perché oggi è la prima uscita del costituendo coordinamento di zona, che praticamente rappresenta la SST della Melegnano e Martesana. È una ST molto, molto ampia, che copre 300.000 persone, ha tanti ospedali, tanti consultori, tanti ambulatori. È una zona critica, perché noi abbiamo fatto una prima inchiesta formando questo comitato. Qua i problemi sono tanti. Prima di tutto i nostri comuni sono purtroppo in molto alti nella diffusione del virus e anche la diffusione delle morti. Noi c'è un giornale che è Il Cittadino, che tutti i giorni porta i numeri, e praticamente San Donato, San Giuliano, Melegnano sono altissimi come numero di contagi. Poi abbiamo visto che il primo problema di questa zona è che mancano i medici di medicina generale, perché vanno in pensione, molti sono andati in pensione durante l'epidemia, e le persone che devono curarsi non trovano il medico di medicina generale. E quindi noi sappiamo il perché non c'è stato il numero chiuso a medicina, perché non ci sono persone che vengono messe all'università, nella specializzazione. Insomma, sappiamo il perché, ma comunque poi i problemi sul territorio si sentono. Poi qui ci sono delle lunghissime liste d'attesa, e adesso ancora di più, perché non è possibile andare al CUP a fare queste prenotazioni, si fanno online, anche questa è una difficoltà, e quindi praticamente sono fioriti i laboratori privati, dove è più facile andare perché non c'è tutta questa fila. Anche questo è un problema grosso. E infine noi vorremmo vedere qua come verranno fatte le vaccinazioni anti-Covid, non solamente degli ottantenni. Quindi adesso mi dispiace che non posso farvi vedere l'assemblea, non sono in grado di farvela vedere. Stanno continuando a parlare, adesso sta parlando il Massimo Gatti, prima ha parlato Fulvio Aurora, e adesso a uno parlano tutti quelli che vengono dai comuni. C'è una bella atmosfera, speriamo che il coordinamento si ampli. È un coordinamento aperto, è un coordinamento di scopo, è un coordinamento che si batte per il diritto alla salute, e perché non succeda più in Lombardia quello che è successo. La medicina, la sanità, la salute è un diritto, e la sanità non è una merce. Quindi io penso di avere detto tutto. Grazie Giovanna Capelli da Melegnano. A questo punto vedo che c'è già in collegamento Nino Cimino da Brescia, agli ospedali civili, anche quella è stata una zona particolare. Prego Nino. Grazie a tutti, noi siamo qui davanti agli ospedali civili, siamo almeno un'ottantina di persone che partecipano al presidio, si sta svolgendo tutto con tranquillità. Noi speravamo tanto nella visita del nuovo assessore welfare,
e del presidente Fontana, ma invece è andata a buca, non si sono presentate all'inaugurazione del monumento dedicato al Covid. E per cui, che andando avanti la nostra assemblea aperta, ci risentiamo più tardi. Va bene, grazie Nino Cimino da Brescia, per cui lì c'è un'assemblea. A questo punto ci spostiamo in un altro territorio, il territorio di Como, e qui apriamo anche tutta una questione relativa appunto alla medicina di base, alle case della salute, che ci prenderà tre interventi. Allora, lascio la parola a Gigi Tavecchio dall'ospedale Sant'Anna di Como, d'ex ospedale Sant'Anna di Como, in via Napoleona. Prego. Siamo ancora qui davanti a Sant'Anna di Como. Dico siamo ancora qui perché le persone e le realtà politiche che hanno di recente formato il coordinamento comasco per il diritto alla salute, da qualche anno sono impegnate, hanno al centro della propria attività il diritto alla salute e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità. Anche prima della pandemia abbiamo lavorato nel territorio per smascherare quello che c'è dietro la cosiddetta eccellenza lombarda della sanità. Dietro l'eccellenza lombarda abbiamo in realtà una situazione dove le liste d'attesa per le visite diagnostiche negli ospedali pubblici sono lunghe mesi, mentre invece possono essere tranquillamente aggirate pagando e svolgendo le visite con la cosiddetta modalità intramegna. Abbiamo denunciato anche la chiusura di pronto soccorso e dei pronti soccorso e della riduzione dei medici di base. Abbiamo anche denunciato insieme a Medicina Democratica uno dei tentativi più clamorosi della gestione Maroni di privatizzare la sanità, che era l'affidamento dei malati cronici a dei gestori privati che avrebbero unicamente ricavato profitti da questo tipo di gestione a danno di un reale servizio di cura per i malati cronici. Nella situazione attuale, in piena pandemia, noi pensiamo che la priorità assoluta vada data alla abrogazione della legge 23 del 2015, una legge che di recente è stata blandamente criticata e non bocciata, come direbbe qualcuno, come qualcuno sostiene, non bocciata dal governo, una legge che di fatto costituisce il pilastro, il punto di riferimento anche per molte regioni a guida di centrosinistra che colpevolmente si adattano a questo tipo di modello. Noi pensiamo che la legge vada immediatamente abrogata, così come pensiamo che occorra nell'immediato uno straordinario piano di assunzione e di formazione di personale sanitario per fronteggiare la pandemia e per gestire anche la difficilissima questione della vaccinazione in tutto il paese. Bene, allora ringraziamo da Como Gigi Tavecchio, dall'ex ospedale Sant'Anna, che è appunto il centro che è stato il punto di riferimento per quanto riguardava una proposta di rivisitazione globale, per cui non soltanto sanitaria ma anche urbanistica, appunto cercando di riprendere lo spirito iniziale delle case della salute, non solo come luogo di accentramento di un polo sanitario, ma qualcosa che vada al di là. Per cui di questo vorremmo cercare di approfondire la situazione, chiedendo al Manuela Serrentino del Comitato Cittadella della Salute che cos'è appunto la Cittadella della Salute e la proposta che è stata fatta in questi anni, sempre a Como. Sì, buongiorno a tutti. La nostra rete è nata nel 2014, proprio in concomitanza dell'uscita del Libro Bianco di Maroni,
e già in quella circostanza aveva evidenziato tutte le criticità e aveva proposto un modello di organizzazione territoriale con la cittadella della salute, prendendo anche spunto dal fatto che con lo spostamento dal vecchio Sant'Anna al nuovo Sant'Anna era stato fatto un accordo di programma che prevedeva che nell'area dell'ex ospedale Sant'Anna ci fosse la cittadella sanitaria. Noi abbiamo più volte insistito nel cambio di nome, che per noi non era un fatto secondario, perché la salute è qualcosa che va al di là della semplice sanità. E quindi in tutti questi anni, attraverso degli incontri anche con le istituzioni, il comune, la direzione sanitaria e la direzione generale della SST, abbiamo portato quelle che erano le nostre rivendicazioni sul come valorizzare quell'area. Da una parte dal punto di vista sanitario, da un punto di vista sociosanitario, chiedendo lo spostamento dal comune nell'ex ospedale Sant'Anna anche delle figure assistenziali come le assistenti sociali, e anche dal punto di vista urbanistico, perché quell'area è un'area particolarmente trafficata e molto inquinata della zona di Como, e quindi diciamo era stato fatto un progetto a 360 gradi. I nostri obiettivi erano partivano da alcuni principi. Cioè i dati epidemiologici dovevano guidare la programmazione sanitaria, indicando bisogni di cura attorno ai quali costruire la rete dei servizi. Abbiamo più volte chiesto questi dati epidemiologici e non ci sono mai stati forniti. Chiedevamo un discorso di promozione della salute e prevenzione, garantendo la partecipazione dei sindaci, delle associazioni e dei cittadini, interventi per la riduzione dei tempi d'attesa, il potenziamento e la ridefinizione dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, con la costituzione poi di cittadelle della salute anche su tutto il territorio provinciale, partendo dall'esperienza di Como. Tutti questi, diciamo, nostre richieste in questi anni sono state ignorate, e la pandemia ha dimostrato tutte le inefficienze del sistema sanitario del nostro territorio, che ha visto nel periodo da gennaio a novembre la verifica di più di 7.000 decessi, con una percentuale di più del 40% rispetto ai 4 anni precedenti. Secondo poi a un'inchiesta, uno studio del Global Health Institute di Barcellona, Como si trova anche al 17° posto tra le città europee dove si registrano anche più vittime da particolato fine, quindi da inquinamento, e quindi questo non fa che avvallare quello che noi riteniamo essere un discorso che non deve riguardare soltanto una singola specialità che riguarda la sanità, ma deve essere un discorso che va affrontato tenendo conto di diverse competenze. E quindi noi continueremo a promuovere questa battaglia, promuovendo anche delle vertenze a livello territoriale, proprio per ridefinire un nuovo modello di sanità e di salute sul nostro territorio. Grazie Emanuela, appunto per aver spiegato quello che è il progetto, che comunque arriva da diversi anni di approfondimento.
E a questo punto invece passiamo a un'altra realtà che è quella di Saronno, dove insieme alla lotta contro la probabile chiusura dell'ospedale o quantomeno la paventata chiusura dell'ospedale, c'è anche appunto una proposta da parte del territorio di una costruzione di una casa della salute. Ecco, credo che sia interessante anche capire che cosa è questa richiesta, che fa più o meno il paio con quello che abbiamo sentito da Como, per cui do la parola a Roberto Guaglianone della Società della Cura di Saronno. Prego. Il microfono. Devi accendere il microfono. Certo, sì, smuto subito, scusa, era per evitare... C'è particolare rumore di sottofondo. Intanto buongiorno a tutte e tutti e siamo contenti che ci sia, perché l'iniziativa qui a Saronno, che se volete vi mostro nella sua... è un presidio che sostanzialmente stiamo facendo davanti al nostro ospedale per difenderlo, ma come giustamente dicevi nella tua introduzione, per fare un ragionamento ben più ampio rispetto alla questione, che pure è d'emergenza, non solo della salvare l'ospedale di Saronno, che di fatto, nonostante i proclami regionali, sta per chiudere perché stanno sostanzialmente eliminando a poco tutto il personale, e soprattutto quello fondamentale in questa fase per un ospedale Covid, che è quello di rianimazione, e abbiamo qui insieme ai cittadini anche i lavoratori, e riteniamo sia importantissimo mettere insieme gli utenti con i lavoratori di un ospedale per difendere un presidio, ma vogliamo rilanciare più ampiamente un ragionamento che riguarda il tema della medicina territoriale pubblica preventiva e nello spirito della riforma del 78, con il ragionamento dell'apertura di case della salute. Abbiamo degli spazi innumerevoli qui a Saronno, che sono tutti gli ex spazi di proprietà sia del comune sia dell'azienda sanitaria locale, che sono stati man mano chiusi perché erano gli uffici di igiene, i dispensari, gli uffici amministrativi della stessa cosiddetta mutua, per come se la ricordano i cittadini saronnesi, ma anche altri stabili di proprietà pubblica e comunale che potrebbero essere tranquillamente riattati per fare che ci sia una rete di case della salute territoriali come quelle che abbiamo visto e spiegato ai cittadini saronnesi in appositi convegni e corsi online, con l'aiuto di persone che arrivavano dall'Emilia Romagna a dirci come avevano messo in piedi questo tipo di percorsi, che partendo dai fondamentali di salute di ogni territorio arrivavano sostanzialmente a costruire una rete di servizi di vicinanza e prossimità ai cittadini. Lo sappiamo tutti abbastanza bene, pur con i loro limiti, qual è l'esperienza ormai ventennale delle case della salute. Noi chiediamo che questa discontinuità totale, questo affossamento della legge 23 lombarda, passi attraverso anche una riorganizzazione dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari nel territorio del distretto di Saronno, così come altrove, e i compagni e le compagne di Como ce l'hanno appena detto per quanto riguarda la loro esperienza in un altro territorio ancora. Noi crediamo che questo sia possibile già da subito. Abbiamo un'amministrazione comunale neoinsediata qui a Saronno che nel suo programma prevede la riorganizzazione esattamente in questo senso dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, e quindi abbiamo chiesto con forza di far partecipare tutti questi cittadini che vi reinquadro mentre parlo e che si sono riuniti qui tenendo anche ovviamente le giuste distanze di sicurezza, perché siamo per la salute pubblica dal basso anche in questo, anche in prevenzione, e questi cittadini hanno voglia, e l'hanno detto a gran voce, di partecipare alla ridefinizione dei servizi che cadono sul proprio territorio, oltre che chiedono insieme ai lavoratori che non venga chiuso l'ospedale. Quindi la partecipazione come primo punto fondamentale delle nostre richieste, finalizzata a che cosa? Finalizzata alla costruzione tutti insieme di un nuovo modello di approccio ai servizi, ai bisogni, ai fondamentali di benessere di ogni cittadino e cittadina del nostro territorio, attraverso per l'appunto servizi sociali, sociosanitari e sanitari pubblici, gratuiti e accessibili
a tutti. Siamo davvero in tanti, non ce l'aspettavamo, abbiamo chiesto un'autorizzazione per una cinquantina di persone, eravamo almeno il quadruplo a popolare queste piazzole che stanno di fronte all'ospedale di Saronno. Abbiamo organizzato questo presidio insieme tra tutte quelle realtà che si occupano nella nostra SST, che è quella di Valle Olona, difesa della salute pubblica e della sanità pubblica. L'abbiamo fatto volentieri in questa cornice regionale, non soltanto perché crediamo che la battaglia debba essere proprio allargata e da parte di tutti. Qui ci siamo come Società della Cura del Saronnese e come Comitato per la difesa della salute del Varesotto, che è quello che ha lottato in questi ultimi 4-5 anni per evitare l'accorpamento degli ospedali di Busto e Gallarate. C'erano consiglieri comunali, c'erano consiglieri regionali che hanno solidarizzato con questa iniziativa, c'erano tantissime cittadini e lavoratori. Noi crediamo, e ve lo facciamo vedere anche con i manifesti che abbiamo affisso e che spiegano sostanzialmente a tutte e tutti quelli che sono, secondo noi, i contenuti delle proposte che facciamo. Abbiamo fatto un lungo presidio che si è snodato dalle 10 e che, come vedete dalle immagini, è ancora ben presente, ben forte. I cittadini rimangono qui, vogliono farsi vedere, vogliono che ci vedano anche in regione, in modo tale da far comprendere quanto questo ospedale, che serve 200.000 persone di un territorio, debba essere tutto meno che chiuso e anzi rilanciato in un'ottica più generale di servizi di medicina pubblica territoriale. Eccoci per cui con la spiegazione della nostra presenza qui su questo territorio. Grazie, grazie Roberto, allora anche per questa iniziativa a Saronno. Allora, a questo punto andiamo, diciamo, dove tutto è partito un anno fa, per cui nella zona di Lodi e in special modo a Codogno, dove si sta svolgendo tra l'altro un'iniziativa istituzionale. C'è un collegamento di Enrico Bosani, gli do direttamente la parola, prego. Sì, grazie, ciao a tutti e a tutti, spero che mi sentiate. Noi oggi siamo qui in prestigio davanti all'ospedale di Codogno, dove tutto è cominciato un anno fa, come hai detto tu. E questo prestigio ha due valenze. La prima è quella di ricordare il personale sanitario che è lasciato solo dalle dirigenze sanitarie lombarde e territoriali, ha dovuto affrontare nei primi momenti questa emergenza sanitaria praticamente a mani nude, a volte senza dispositivi di protezione, senza guide e senza linee di indirizzo. E quindi facendo quello che ha potuto fare fino alla fine e a volte a sacrificio della propria vita. Ricordiamo loro. La seconda è per ricordare dove oggi doveva esserci Fontana e la nuova assessora alla sanità, e dove oggi viene scoperta una targa in memoria del personale sanitario, per ricordare loro che questi morti ce li hanno sulla coscienza, che questo sistema sanitario che hanno messo in piedi non funziona e non sta in piedi, e che questo sistema sanitario, che bisogna cambiare in modo drastico, ha causato più guai che risolto problemi. Noi siamo qua con una settantina di persone, non so se riesco a farvele vedere, in presidio davanti all'ospedale con i manifesti da diverse associazioni. Siamo qui come coordinamento territoriale per il diritto alla salute e come coordinamento abbiamo già aperto una vertenza sul territorio coinvolgendo alcuni sindaci. Chiediamo che venga drasticamente ridiscussa la legge regionale sulla salute, la legge regionale sanitaria, e chiediamo che venga modificata l'impostazione di base che ha. Noi chiediamo una sanità diffusa sul territorio, chiediamo una sanità che possa essere partecipata dai cittadini del territorio e che risponda ai bisogni del territorio. Una sanità basata sui presidi territoriali, sulle case della salute, e che pensi alla prevenzione, pensi alla cura, ma pensi anche all'assistenza. Ricordiamo le decine di migliaia di famiglie che hanno un disabile, che hanno un malato grave, che hanno un malato cronico, che in questo anno sono state abbandonate loro stesse, e chiediamo che queste cose non debbano e non possano più succedere. Come coordinamento abbiamo raggruppato diverse associazioni. Oggi con noi ci sono i comitati civici per la difesa degli ospedali di Codogno e di Casale,
ci sono cooperative sociali, ci sono liste civiche, abbiamo il coordinamento lodigiano contro le discriminazioni e siamo riusciti a coinvolgere nella discussione anche alcuni sindaci. Quindi la possibilità di procedere e di partire dal basso per cambiare la legge regionale 23, noi speriamo che ci sia. La risposta di pubblico oggi, la risposta di presenza qui oggi, ripeto, circa 70 persone, ci rassicura, ma soprattutto siamo rassicurati dal fatto che non siamo soli, le associazioni, la cittadinanza più attiva, più attenta, i comitati per la difesa degli ospedali sono qui con noi oggi e quindi anche da Codogno, dove tutto è partito un anno fa, parte alta la richiesta di più cura, più attenzione, più garanzia e soprattutto parte alto il vecchio slogan che dice che la salute non è una merce e la sanità non deve essere un'azienda. Grazie a tutti, da Codogno. Allora, grazie da Lodi. Dunque, a questo punto abbiamo un intervento che va oltre la Regione Lombardia. In questo caso ci sono chiaramente altre realtà che portano avanti tutta la questione relativa appunto alla salute del territorio e a Bologna ha preso vita un'assemblea per la salute del territorio di Bologna che questo pomeriggio farà un'assemblea e so che loro hanno anche predisposto una sorta di carta cittadina per la salute. E so anche appunto che alle 15 di questo pomeriggio l'assemblea verrà fatta in Piazza Maggiore, per cui abbiamo qui una rappresentante dell'Assemblea per la Salute del Territorio di Bologna, Fulvia Todisco, a cui do la parola per spiegarci cosa stanno facendo. Grazie. Grazie, ciao a tutte, tutti e tutto, io sono Fulvia, appunto sono una partecipante, un attivista del Laboratorio di Salute Popolare, una realtà bolognese che da qualche mese appunto ha sentito la necessità di aderire al percorso collettivo che è l'Assemblea della Salute, per la salute del territorio. Perché questo? Perché ci sembra necessario l'obiettivo della stesura di questa carta che possa creare un percorso veramente dal basso in cui possa essere messa in discussione l'efficacia dei servizi sociosanitari presenti sul territorio. Quindi l'assemblea nasce post primo lockdown 2020 in un singolo quartiere di Bologna e poi inizia a coinvolgere tutta la città e tramite inchieste su le criticità davanti alle quali la pandemia ci ha posto e tramite seminari in particolare sulla privatizzazione abbiamo cercato di ricostruire questo percorso che ci porterà alla stesura della carta sulla salute qui a Bologna e sicuramente abbiamo coinvolto delle realtà dal basso che daranno il loro contributo, ma la nostra idea è appunto coinvolgere tutte le persone che attraversano gli spazi di Bologna per rendere questo processo davvero condiviso. Tra le altre cose, un tema che è molto caro è appunto quello legato al profitto. E quindi oggi noi sponsorizziamo la campagna europea No Profit on Pandemic per arrivare alla raccolta di 1 milione di firme e presentare quindi alla Commissione europea questa intenzione che è quella appunto di non avere profitti sui brevetti dai vaccini e dalle cure anti-Covid-19 perché noi pensiamo che deve essere questo, quindi la vaccinazione e le cure anti-Covid un bene globale comune e ovviamente deve essere erogato in maniera gratuita a tutti e tutti. Quindi noi vi aspettiamo ovviamente per chi è sul territorio bolognese alle 15 in piazza
e ci saranno tante realtà che parleranno di quattro macro temi in particolare. Uno è la privatizzazione, noi parleremo della territorializzazione, del processo collettivo di costruzione del processo di salute, e parleranno anche operatori e operatrici sanitarie, e soprattutto poi ci sarà un focus sull'emergenza pandemica. E questo è il nostro invito e aspettiamo insomma chi sarà con noi. Grazie a Fulvia per questo spaccato anche al di fuori della Regione Lombardia, perché chiaramente il problema è senza dubbio in maggiore pesantezza in Lombardia per 25 anni di politiche sanitarie che hanno comunque poi trovato spazio anche nelle altre regioni italiane. E credo che sia assolutamente interessante questa vostra iniziativa che appunto state portando avanti e l'iniziativa che farete oggi anche a Bologna. So che appunto ci sarà anche un link, cercheremo anche noi di metterlo in condivisione. Dunque, a questo punto vorremmo cercare di incominciare a affrontare un altro problema che è deflagrato appunto con la questione della pandemia e che riguarda tutta la questione delle residenze sanitarie assistenziali delle RSA. Da questo punto di vista avremo diversi interventi e direi di cominciare con appunto il Comitato Anchise di Roma, il Comitato Nazionale, che appunto si interessa di questo elemento e credo sia importante che venga ben approfondita questa questione. Prego Antonio Burattini, prego. Buongiorno. Buongiorno a tutti, mi sentite? Certo, sì. Buongiorno a tutti, allora io sono Antonio Burattini, presidente del Comitato Nazionale Familiare RSRSD Sanità. E noi siamo nati alla fine di novembre per cercare di combattere questa pandemia che si è creata in Italia, e siamo nati in seguito ad alcune associazioni che abbiamo creato precedentemente nei primi tempi di questa pandemia a marzo, e dopodiché a novembre ci siamo incontrati e abbiamo cercato di fare questo comitato per poter ragionare a livello nazionale di quello che era la situazione sanitaria. Quindi ci siamo messi in contatto con tanti familiari che si trovano in Lombardia, che si trovano in Veneto, in Emilia-Romagna e nel Lazio, in Toscana e molte altre regioni. Da questo nostro comitato abbiamo iniziato a collegarci con altre associazioni, quindi anche oggi siamo presenti a Milano in questa manifestazione organizzata da Medicina Democratica, e molto volentieri a fianco a loro in questa battaglia che ci vede tutti coinvolti, perché purtroppo la sanità in tutti questi anni è stata completamente abbandonata, sia quella pubblica che quella privata, e questo è il risultato. Purtroppo si è trovata impreparata a marzo, ma la cosa ancora più grave che noi stiamo riscontrando è che oggi, a quasi un anno di distanza da quello che è avvenuto in quel periodo, ancora non c'è un'organizzazione di una sanità, né pubblica né privata, che sta affrontando in maniera adeguata questa situazione di lotta al Covid. Ogni volta siamo sempre in affanno, è sempre presa, sembra, alla sprovvista, e questo perché le persone probabilmente che stanno operando in questo campo non sono preparate e non sono in grado di gestire questa situazione, cosa che ogni regione, vediamo noi a livello nazionale, ha i suoi problemi, così non solo in Lombardia ma anche, ripeto, nel Lazio, in Veneto, in Emilia Romagna, in Piemonte, dovunque
abbiamo dei collegamenti, riscontriamo che ci sono grossissimi problemi. E uno dei grossi problemi è l'informazione, che non circola, non viene veicolata. Quindi noi stiamo facendo questa rete e abbiamo già deciso di fare un coordinamento di associazioni in tutta Italia per redigere un documento per ampliare un documento che noi già abbiamo presentato il 13 novembre scorso al Ministero della Salute, al Ministro Speranza, e lavorare, ampliarlo per portare le nostre idee, i nostri segnalare tutte le problematiche e fare un progetto futuro su come devono essere soprattutto gestite le RSA, le RSD e tutte quelle strutture che fanno parte di quella rete di sostegno a persone disabili, sia giovani che anziane. Quindi noi cercheremo di portare avanti questo discorso e abbiamo appunto già consegnato al Ministero una linea guida nazionale, perché le linee guida devono essere nazionali sulla sanità. Non può essere che ogni regione interpreta la legge a proprio piacimento o secondo alcune dettami del territorio. Noi l'altra cosa che abbiamo riscontrato dove questa sanità ha fallito è stata la carenza di controlli nelle strutture, e qui dobbiamo fare un grosso lavoro. E volevo anche dire che noi stiamo organizzando come Anchise una manifestazione nazionale in collaborazione con tutte le associazioni che abbiamo oggi vicino a noi. Il 5 marzo è una manifestazione nazionale e quindi chiederemo a tutti la partecipazione regione per regione di fare una manifestazione. E tra l'altro siamo anche in contatto con le associazioni sindacali, alcune associazioni sindacali per la tutela del personale, che sono la nostra, diciamo, lunga mano che è dentro queste strutture e che accudisce le persone. E quindi pensiamo che con loro dovremmo stabilire un contatto per proseguire nel nostro intervento sul miglioramento di queste strutture. Per cui siamo molto fiduciosi su questa cosa, solo che una base fondamentale crediamo che sia quello di unirci tutti quanti insieme, come è stato fatto oggi, e crediamo fermamente che oggi sia una partenza di giornate fatte in questo modo e soprattutto di collaborazione tra i familiari, quelli che stanno sul territorio, quelli che conoscono il problema. Ho visto che ieri ha girato un documento sulla commissione di Monsignor Paglia, e lì dentro però, guardando chi c'è in quella commissione, ci sono le associazioni di categoria di chi gestisce le RSA, sia della parte civile che della parte per quanto riguarda la parte religiosa. Quindi ecco, noi invece vorremmo fare qualcosa dentro una commissione, un'organizzazione dove ci sono i familiari che conoscono i veri problemi che sono dentro queste RSA, queste RSD, che vivono tutti i giorni il problema, e non dalla parte di chi lo gestisce economicamente, è un'azienda e ci devi tirare fuori un profitto come è stato fatto fino ad oggi, trascurando quelli che sono i diritti dei pazienti, perché non sono ospiti, ma sono pazienti quelli che stanno dentro queste strutture. E va bene, credo di finire qui la cosa. Dopo c'è Roberta, quindi dirà lei qualche altra cosa. Ok, grazie a tutti, buongiorno e complimenti per la manifestazione. Va bene, grazie allora Antonio Burattini, per quanto riguarda appunto avere aperto questo argomento. Io direi di continuare a questo punto relativamente passando dalla questione RSA alla questione RSD, per cui le residenze per i disabili, e ci colleghiamo con
i familiari delle RSD della provincia di Massa Carrara con Lidia Monti. Per quanto appunto avere aperto questo. Buongiorno, mi sentite? Prego, sì, sentiamo. Ok, allora. Chiedo, ecco, se potete abbassare quel rumore che c'è dietro. Silvano, togli l'audio. Okay. Silvano, togli l'audio. Sì. Ok. Lidia Monti, per quanto riguarda la questione RSD, prego. Ok, mi presento. Io sono la mamma di una ragazza che è ricoverata in struttura a Carrara, una residenza disabili di Carrara. Ok, allora ringrazio tutti per averci permesso di parlare. Ok, sto cercando di sistemare. Dicevo che la pandemia appunto ha messo in luce tutto ciò che non va e nel sistema sanitario, ma soprattutto nelle residenze, dove se chiamano i soggetti fragili, insomma, ci rendiamo conto. Volevo portare una testimonianza perché allora noi aderiamo a tutto ciò che è stato detto, soprattutto l'esigenza di cambiare il sistema. La testimonianza che voglio portare da mamma è il fatto che ci sono ragazzi che dal 9 di marzo sono praticamente chiusi nelle residenze. Tutti quanti siamo andati in giro, a questi ragazzi non è stato permesso, neppure quando si sono allentate, diciamo, le disposizioni, non è stato permesso di andare un giorno a casa dei loro genitori. Quando si sono allentate le tensioni, ovvero sì, il discorso della pandemia, scusatemi ma non sono abituata a parlare, diciamo, quando sono state riaperte le visite fine giugno e fino ad ottobre, tutto ciò che è stato consentito ai genitori è la visita di mezz'ora due volte a settimana. Vi sembra sufficiente? Vi sembra sufficiente quando ci sono dei ragazzi nelle residenze che sono entrati lì anche solo temporaneamente, magari per aggiustare i comportamenti, eh? Non tutti sono. E vi sembra giusto che con una visita di mezz'ora a settimana la relazione sia potuta migliorare, l'intervento fatto a questi ragazzi sia potuto migliorare? Quindi noi siamo assolutamente sì, devono essere strutture pubbliche, ci devono essere i genitori, dobbiamo concordare insieme, ma soprattutto non possono le direzioni, al di là delle leggi, decidere che si possono vedere o non vedere i nostri ragazzi. Io mi limito a questo, se non voglio dire altro, perché sono molto emozionata e sono anche molto incavolata su questo che è stato fatto. Scusatemi, se vi può bastare, se volete che vi aggiungo qualche cosa. E soprattutto il discorso della presa in carico di persone, ognuna con le sue esigenze, volevo sottolinearlo, me l'ero anche scritto. I tempi di intervento sulle persone, sui nostri ragazzi, operatori che hanno come tempo di intervento in base all'accreditamento di 11 minuti a ragazzo, anche questo è giusto? Un ragazzo, se porto la testimonianza di mia figlia, che solo per decidere di uscire da una stanza ci mette mezz'ora, 11 minuti di intervento, cosa ci faccio? E su questo tema ce ne sono tanti, ma veramente tanti, quindi sono felice e vi chiedo di tenere il nostro contatto, perché noi vogliamo collaborare tutti insieme affinché la qualità di vita, la loro salute, le loro relazioni non possono essere limitate agli operatori, pur bravi che siano. Cioè le famiglie sono troppo importanti. Chissà nella testa di questi ragazzi che non ci hanno visto più per mesi, che vedono negli ultimi mesi per videochiamata, questi ragazzi, cosa ci sarà nella loro testa? Quando non c'è la capacità, quando si capisce perfettamente che i messaggi entrano, ma loro non hanno la capacità magari di ritornare con i nostri mezzi, di dirci cosa provano. Sono tutti diversi e ognuno esprime a loro modo. Anche lì l'importanza. Basta, mi fermo perché sono troppo emozionata, comprendiatemi. Voleva solo essere una testimonianza. Grazie a tutti.
Grazie, grazie Lidia. Anzi, a questo punto ti diciamo che noi come gruppo appunto del coordinamento nazionale abbiamo comunque già aperto un canale, nel senso che facciamo appunto delle riunioni specifiche relative appunto alle questioni RSA-RSD, perché crediamo che questi problemi possano essere risolti soltanto se c'è un'unificazione delle, appunto di quelle che sono le problematiche e le richieste. Per cui noi ti inviteremo senza dubbio anche alle prossime riunioni, in modo tale da vedere di poter organizzare qualcosa anche in quella zona per cercare di trovare delle risposte a questi problemi che sono i problemi appunto reali dovuti anche a un sistema sanitario che deve per forza di cose ricomprendere anche tutta quella tutto quel settore. Dunque, a questo punto ritorniamo alle iniziative di piazza, ci colleghiamo con Varese, con Luisa Colombo del coordinamento varesino. Prego Luisa. Grazie. In realtà sono Filippo Bianchetti, sono qui vicino a Luisa. Ah, ok, sì. Sì, siamo in piazza, nella piazza principale di Varese, la piazza Montegrappa, una cinquantina di persone, che è già un risultato, secondo me. Siamo molto contenti di partecipare a questa iniziativa nazionale, perché se ne sente tanto il bisogno. Varese è una provincia ricca dove gli effetti della privatizzazione della sanità sono stati dirompenti da molti anni, non solo adesso. Comunque anche qui l'epidemia ha evidenziato delle carenze gravissime della sanità pubblica, dell'igiene pubblica, la capacità di tracciamento dei contatti, dei contagi è saltata per aria subito, non c'era la struttura, i servizi sono stati privati del personale già da molti anni, le competenze erano ridotte all'osso, anche le persone. Per dire, l'epidemia qui è cominciata con una bella epidemia proprio dei dirigenti dell'ATS. L'ATS è scomparsa per dei mesi e tuttora si fa una gran fatica a comunicare fra territorio e ospedale, il territorio dell'ATS è una situazione incresciosa che ha comportato poi gravissimi ritardi nell'assistenza dei pazienti normali, tutti quelli che erano già in cura per tutte le altre molte malattie che purtroppo esistono, che hanno avuto ritardi e aggravamenti del tutto ingiustificati. Perché si è puntato sull'ospedale, lo sapete, anche l'ospedale di Varese è stato saturato da pazienti coronavirus positivi e l'assistenza di tutti gli altri è andata a farsi benedire. Oltretutto io ho fatto per tanti anni il medico di base, adesso sono in pensione, ho visto comunque da vicino il destino delle persone che venivano ricoverate, ricoverate con la polmonite, venivano seguite, curate anche benissimo magari per la loro situazione, ma rimanevano isolate per, anche per mesi, comunque per diverse settimane uscivano spesso disastrate da tanti altri punti di vista, magari avendo recuperato discretamente le loro condizioni per quello che riguarda il coronavirus, ma avendo perso tantissimo su altri piani, e molti sono morti in solitudine, senza poter vedere i loro parenti, senza poter avere qualcuno che stringeva la mano. Quindi è una situazione catastrofica in una delle province più ricche d'Italia. Qui gli effetti della riforma Maroni e della riforma Formigoni, scusate, la riforma Formigoni prima, Maroni dopo, sono stati evidentissimi.
la medicina del territorio è stata sempre più abbandonata e ridotta a singoli medici che cercano di arrangiarsi fra 50.000 scartoffie senza riuscire più a fare il loro lavoro di assistenza sanitaria di base. Quindi è una situazione veramente è tutto da rifare, come diceva Bartali. Non c'è più nulla, si fa una gran fatica a fare anche le cose semplici. Ecco, comunque ci conforta il fatto di essere in tanti, almeno le adesioni sono state parecchie, le manifestazioni di piazza non sono più quelle di una volta, ma si sente che c'è molta partecipazione. Grazie, vi saluto. Grazie allora a Luisa, comunque alla Piazza di Varese. E dunque adesso ci colleghiamo ancora una volta fuori dalla regione Lombardia e andiamo in Versilia, dove c'è un presidio appunto per quanto riguarda la Versilia. Ecco, diamo subito la parola a loro in modo tale che ci dicono qual è la situazione e che cosa stanno facendo. Grazie. Ciao, mi sentite? Sì. Perfetto, grazie di questa giornata. Salve a tutti, io passo la parola all'intervento, lo fa Nadia per il Comitato Sanità Pubblica Versilia. Va bene. Allora, buongiorno a tutti. Intanto volevo dirvi che noi siamo qui davanti all'ospedale unico della Versilia, ma ci sono alcuni di noi che si sono ritrovati davanti al Tabarracci, che è il distretto, la casa della salute, insomma, e altri sono davanti al NOA a Massa. Ci siamo organizzati così per essere più presenti sul territorio il possibile. Adesso vi leggerò un volantino che è stato fatto proprio appositamente per la giornata di oggi dal Comitato. Allora, il Comitato Sanità Pubblica Versilia fin dal 2016 ha criticato pesantemente i tagli della sanità pubblica e lo smantellamento di ospedali e presidi sanitari a partire dalla Versilia e dalla Regione Toscana. Anni di denunce, di iniziative, volantinaggi, incontri, riunioni, assemblee, manifestazioni, una battaglia in difesa della sanità pubblica, universale, solidaristica e laica, per rivendicare più ospedali, più posti letto, più personale sanitario, liste d'attesa adeguate alla gravità di ogni situazione, potenziamento della medicina territoriale, domiciliare e residenziale per la non autosufficienza, salute e sicurezza per pazienti, utenti, lavoratori e lavoratrici. Tutte le rivendicazioni che, se fossero state accolte, avrebbero contenuto sicuramente decessi e danni causati dalla pandemia, dal Covid-19, e che invece ad oggi, che oggi ha provocato quasi 100.000 vittime, proprio a causa di un sistema sanitario depotenziato. La principale alleata del Covid è stata la politica di privatizzazione e di smantellamento della sanità pubblica, una politica paradossale in una società che sta invecchiando. La nostra solidarietà anzitutto va ai cittadini della regione Lombardia, che hanno pagato il più alto tributo di morte e contagi. Se c'è una cosa che il Covid ci ha insegnato è non solo quello che si deve fare, ma anche quello che non si deve fare, e cioè lasciare in mano ai privati la gestione della sanità. Il modello lombardo ha fatto scuola su queste scelte, anche se il nostro modello toscano, tanto decantato altrove, con altre modalità è stato comunque al passo. Oggi ricordiamo anche i 380 morti tra gli operatori sanitari, medici e infermieri mandati completamente allo sbaraglio a esercitare il loro lavoro senza i dispositivi di protezione individuale e quelli che hanno denunciato queste carenze hanno subito rappresaglie attraverso lettere di richiamo, sospensioni fino ad arrivare al licenziamento, perché chi si batte per la sicurezza viene bollato come infedele all'azienda, la sanità è diventata un'azienda, viene meno quel rapporto fiduciario fondato sull'omertà. Questa è una vergogna assurda ed inaccettabile. C'è poi una riflessione che vogliamo condividere con voi oggi. Siamo in Versilia e l'8 gennaio sulla strage di Viareggio del 29 giugno 2009 vi è stata la sentenza della Corte di Cassazione, una sentenza politica che ha cancellato le prime due, stabilendo che non si è trattato di un incidente sul lavoro. Ha escluso dalle parti civili i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, gli RLS, che avevano denunciato le enormi mancanze proprio sulla sicurezza. Ha assolto dalle loro gravi responsabilità le società coinvolte, dando loro il lasciapassare per continuare ad agire come a Viareggio.
Abbiamo individuato quindi un filo nero che lega la strage per il Covid-19 alla strage ferroviaria, due stragi causate da una politica di abbandono della sicurezza, con i tagli alla manutenzione, alla cura, al personale, una politica di liberalizzazioni e privatizzazioni, di chiusure di ospedali, di dismissione di distretti sanitari territoriali, di violazione, omissioni delle elementari norme sulla sicurezza e la salute. In entrambi i casi le vittime hanno perso la vita proprio nel luogo considerato più sicuro, la casa per le 32 vittime di Viareggio, le RSA, gli ospedali per i deceduti da contagio Covid fuori controllo. Stragi parallele, causate dalle medesime responsabilità, stragi inseparabili perché come tante altre sono frutto di una politica che subordina i beni inalienabili come la vita e la salute al profitto di pochi. E come facciamo ad opporsi a questo stato di cose? La strada maestra è innanzitutto non delegare responsabili e complici di questa grave situazione, essere protagonisti della nostra vita, della nostra sicurezza, della nostra salute attraverso informazione, denuncia, come forme primarie di prevenzione, la solidarietà reciproca, lo studio collettivo, la lotta, la mobilitazione popolare, la partecipazione e l'organizzazione, sempre al fianco degli anziani, dei disabili, dei pazienti, dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno pagato un tributo altissimo rispetto alla condizione e alla loro condizione e nello svolgimento della professione al servizio di tutta la collettività. Questo è stato, diciamo, il nostro volantino e vi ringrazio tantissimo per l'invito di oggi. Grazie a voi per averci fatto avere appunto questa appunto per averci fatto conoscere questa vostra manifestazione che credo sia davvero appunto importante sottolineare anche per la questione che voi avete riportato relativa anche a Viareggio, a quello che è accaduto e al fatto che la salute non è solo esclusivamente appunto la procedura sanitaria. Dunque, a questo punto io direi che possiamo sentire Mario Sala da Menaggio, se è in collegamento. Certo, ci sono. Ok, e che ci racconta che cosa è successo anche fuori l'ospedale di Menaggio, che si trova sull'alto lago di Como. Prego. Sull'alto lago di Como, certo. Ciao a tutti. Abbiamo voluto con una nostra piccola presenza in questo posto dove succedono veramente cose molto strane, non solo nel campo sanitario, ma anche con Medicina Democratica che si sta raggruppando con la partecipazione di qualche persona per la tutela dell'ambiente, perché ecco, qui i problemi sono riferiti al problema sanitario, ma anche a problemi appunto ambientali. Devo precisare la presenza dell'ANPI e del gruppo Memoria Antifascista, del sindacato della CGIL, amministratori che purtroppo siamo quasi tutti rigati in piccoli ambiti e quasi tutti ultimamente in minoranza quando riusciamo ad essere presenti. Abbiamo gli amici della LEO, amici del PD e dei medici, compreso un responsabile della ATS la zona qui che era presente. Io lascerei. Vuoi dire qualcosa, Cristina? Sull'ospedale, magari specifico, dai. Sì, siamo. Buongiorno a tutte e a tutti. Siamo preoccupati per l'ospedale di Menaggio come territorio, perché questo anno di chiusura, giustificato dalla pandemia, di fatto ha svuotato e tagliato i servizi sanitari importanti. Siamo un territorio disagiato dal punto di vista viabilistico e un ospedale, pur piccolo, è una tutela per il diritto alla salute di tutte e di tutti. Quindi noi difendiamo questo ospedale, vogliamo che riaprano i reparti chiusi da un anno, che rientri nella sua piena operatività. Ci rivolgiamo non solo alle autorità sanitarie, ma anche ai nostri sindaci, perché le amministrazioni locali devono diventare portavoce della popolazione che chiede una qualità della sanità e del diritto alla salute.
Non è giusto fare parti uguali fra disuguali. Ci dicono che i piccoli ospedali lavorano poco, ma non è quanto, ma è perché noi siamo lontani dagli ospedali più grandi e per noi sopravvivenza vuol dire avere servizi sanitari che garantiscano alla popolazione, ma soprattutto agli anziani, il diritto di essere curati. La paralisi di questo anno ha fermato anche le cure alla cronicità. Abbiamo popolazione che non ha potuto in questo anno affrontare interventi chirurgici necessari. E purtroppo in questa situazione la sanità privata, i poliambulatori privati hanno tamponato, ma ovviamente a costi di medicina privata, quello che invece avrebbe dovuto dare il servizio pubblico. Abbiamo bisogno che la sanità pubblica riparta e garantisca salute. Grazie Cristina, grazie a voi per il collegamento. Io da Menaggio saluterei. Ciao Antonio, grazie. Ciao Cipente, grazie a voi, ciao. Grazie allora per questo collegamento da Menaggio. Dunque adesso ritorniamo in piazza sotto la Regione Lombardia, dove c'è Angelo Barbato del Forum per il diritto alla salute della Lombardia. Dunque non lo vedo, mi dicono che è saltato. Allora a questo punto, prima di recuperarlo, direi che possiamo sentire dunque una nuova puntualizzazione relativamente alla questione dell'RSA con una rete di realtà che sono nate appunto su questo tema e che è appunto rappresentato dal Comitato Libro Verde, che ha sede in Emilia-Romagna, e appunto parliamo con Mauro Caffo del Comitato Libro Verde, che ci spiegherà appunto tutta la situazione. Grazie. Ciao, scusate, sono un attimino al lavoro, spero che mi sentiate bene. Sì, sì. Perfetto. Allora, intanto vabbè, gli interventi sono stato ad ascoltare con l'auricolare, tutti molto interessanti. In breve, la storia del Libro Verde. Il Libro Verde è un comitato di familiari operatori che siamo nati più o meno dal mese di aprile, qua in Emilia-Romagna, insieme all'Unione Sindacale di Base, per portare il problema dell'RSA, comunemente chiamata RSA. È un problema che comunque abbiamo sempre portato, città che comunque sono sempre esistite. E bisogna capire da una cosa, tutti i vari interventi che comunque si sono susseguiti, bisogna partire da un punto, da quello che è la riforma del titolo quinto della nostra Costituzione, con la regionalizzazione del sistema sanitario, e il pareggio di bilancio messo all'interno della Costituzione. Questo qua in automatico già blocca tutto il sistema per gli investimenti nella sanità pubblica. Contiamo comunque sempre il diavolo delle privatizzazioni. Noi contiamo che in Emilia-Romagna, ma è un problema diffuso in tutta la nazione, l'80% dei posti letto sono gestiti da privati, profit e no profit. Per la maggioranza grandi gruppi di cooperative sociali, che in automatico il privato deve fare profitto. Il concetto stesso di dover fare profitto sulla salute è qualcosa non va. Io sono circa 20 anni che faccio l'operatore sociosanitario presso una residenza degli anziani, in un'azienda pubblica del comune di Parma. Siamo una delle ormai poche realtà di ASP, aziende servizi alla persona in Emilia, che comunque sono ancora questi servizi pubblici, che comunque, come dicevo poco prima, la maggior parte della gestione è in mano ai privati. Teniamo presente poi il problema del personale. Il problema del personale, i rapporti dell'accreditamento, quello regionale, che comunque da tutti i contatti che abbiamo avuto e anche soprattutto dal confronto e la collaborazione che abbiamo aperto in quest'ultimo periodo insieme all'associazione Anchise, è un problema diffuso ovunque. Il rapporto numerico di 26 anziani con 2 operatori sociosanitari, un infermiere per 50 anziani, e quindi capiamo benissimo che con questo rapporto
che tipo di servizio possiamo dare. Il sistema del minutaggio, quando parliamo di dover dedicare dei minuti per la cura di una persona, credetemi, il lavoro diventa totalmente disumano e meccanico, perché si perde la relazione, si perde il contatto di quello che comunque è il bello di questo lavoro, che sono un patrimonio gli anziani, e sono coloro che hanno costruito questo paese. Un paese che ormai è andato a malora, abbiamo visto che in un anno che cosa è cambiato? Nulla. È normale che in 10 anni, quando sono stati tagliati 27 miliardi di euro alla sanità, non possiamo pretendere di recuperare in pochissimo tempo. Qua ecco, rilancio l'iniziativa che comunque si sta organizzando per il 5 marzo, che è una data simbolica, che comunque bisogna ricordare la data del primo DPCM che ha chiuso le visite ai familiari nelle generalizzo, chiamiamole RSA, perché comunque in Emilia Romagna non si chiamano più RSA, ma si chiamano case residenza anziani ad alta valenza sanitaria, tanto giusto per complicare le cose. Noi come comitato, anche insieme all'organizzazione sindacale, abbiamo avuto due incontri con l'assessore alla salute Donini e la vicepresidente Lischlein, che a parole sembrano molto interessati a voler mettere mano al sistema dell'accreditamento per alzare i parametri, perché quello là è il problema. I parametri devono essere modernizzati e ampliati, perché teniamo presente che la popolazione anziana è in costante aumento, le patologie sono sempre più complesse e sempre più articolate da seguire. Con questo rapporto non si può andare avanti. L'ultima conclusione, che ormai mi rimane un minuto, quindi per non rubare spazio agli altri. Il problema è comunque dei contratti di lavoro, che comunque la cosa che mi è piaciuta è proprio l'unità che ci deve essere fra lavoratori e l'utenza. All'interno dei servizi per anziani, perlomeno in Emilia Romagna, siamo inquadrati con un contratto di enti locali, in quelle poche realtà pubbliche, senza parlare poi di quelle realtà di cooperative sociali, dove ci sono comunque contratti di lavoro pessimi, che lo dico chiaramente, la colpa di quelle organizzazioni che firmano questi contratti. Invece applicare un contratto di sanità pubblica, perché il sistema sanitario nazionale si deve fare carico dell'assistenza agli anziani, perché contiamo che in Emilia Romagna noi abbiamo avuto 2000 morti solo nelle residenze anziani, e qualche cosa sembra che deve comunque cambiare. Però la necessità di ampliare la rete, di portare alla ribalta quelli che sono i problemi di questo sistema. Ora vedremo, come dico io, l'Italia è stata commissariata dall'Unione Europea e dalla Troica, quindi non è che ho grandi prospettive per come possa cambiare tutto il sistema. E chiudo con l'ultima cosa, ho sentito parlare dei vaccini e della liberalizzazione dei vaccini per togliere i brevetti. Un paese con 60 anni di embargo come Cuba, che è riuscito a produrre un suo vaccino, che comunque lo metterà a disposizione pubblicamente a livello gratuito, questo qua vuol dire che investire nella salute, investire nella sanità dà soltanto benefici. Grazie a tutti, speriamo di ritrovarci al più presto con qualche cosa, una bella manifestazione di massa in presenza per rivendicare il diritto alla salute. Grazie a tutti. Grazie a Mauro Caffo, allora, per quanto riguarda l'Emilia Romagna. A questo punto ci ricolleghiamo con Milano, dove dovrebbe esserci Angelo Barbato, ecco, per appunto l'intervento del forum per il diritto alla salute Lombardia. Prego. Beh, ci troviamo qui a Milano alcuni mesi dopo che abbiamo lanciato in tanti, come associazioni e gruppi della società civile, la raccolta di firme per il commissariamento della Regione Lombardia. Abbiamo raccolto 100.000 firme. Il governo non ha dato luogo alla nostra proposta di commissariare la Regione Lombardia, però intanto si è aperto un dibattito, sulla insostenibilità della legge sanitaria che regola il servizio sanitario in Lombardia. E la Regione è entrata nel panico, la Regione si è messa sulla difensiva, sono saltate delle teste, hanno mandato a casa il povero Gallera e sostituito con la Moratti, che rappresenta gli interessi della Confindustria. Però ora c'è un dibattito aperto e noi vogliamo segnalare a tutti coloro che si vogliono battere per la sanità pubblica nella nostra Regione che la Regione Lombardia ha avuto 5 mesi di tempo per fare una nuova legge che sostituisca la legge 23, che è stata irrimediabilmente bocciata dall'opinione pubblica prima che dalle istituzioni.
Bene, noi abbiamo tempo fino alla metà di maggio per presentare delle proposte, intervenire nel dibattito pubblico per affrontare i nodi centrali che devono essere modificati per cambiare dalle fondamenta la sanità in Lombardia. Noi proponiamo che tutti i comitati, le associazioni, i gruppi, le forze sindacali e politiche che dicono di volersi opporre alla gestione scellerata che il centrodestra ha fatto della sanità in Lombardia, di concordare alcuni punti essenziali, alcuni punti fondamentali su cui chiedere che sia costruita una nuova legge per la ricostruzione del servizio sanitario. Noi parliamo di governo pubblico dei servizi, parliamo di controllo pubblico dei privati e verifica dell'accreditamento di tutte le strutture private, parliamo di sanità d'iniziativa e sanità territoriale, parliamo di case della salute come luogo in cui i cittadini possono trovare una risposta integrata al bisogno di cure primarie, parliamo di revisione delle modalità di funzionamento dei comuni rispetto alla sanità, chiediamo che i comuni abbiano un ruolo, partecipino ai piani territoriali, chiediamo che l'erogazione dei servizi sia legata a programmazione e a obiettivi di salute e non al mercato che offre le sue prestazioni. Chiediamo un sistema di finanziamento e remunerazione che sia centrato sul budget di salute e non sulla frammentazione delle prestazioni. Noi riteniamo che ora c'è tempo per imporre su questo un dibattito pubblico. Noi ricordiamo che la Regione aveva commissionato delle relazioni a dei gruppi di esperti sulla sua legge regionale. La Regione queste relazioni non le ha mai rese pubbliche, e non le ha mai rese pubbliche perché alcune di queste relazioni, come noi sappiamo, sono critiche e non corrispondono a quelli che sono i desideri della Regione, che vorrebbe limitarsi ad alcuni cambiamenti di facciata della sua legge sanitaria. Bene, noi sappiamo che queste relazioni non sono state neanche distribuite ai consiglieri regionali. Se questo non avverrà in breve tempo, le renderemo pubbliche noi, e su questo vogliamo promuovere un dibattito su una serie di proposte unificanti che diano spazio e respiro a tutte le vertenze locali che ci sono sulla sanità e che siano una forma di unificare tutte le vertenze, le denunce sul disastro della sanità lombarda in alcune proposte semplici, chiare e precise per cambiare alla radice il sistema. Questo è possibile, abbiamo alcuni mesi di tempo perché la Regione ha tempo fino a metà maggio per mettere in campo una nuova legge. Noi chiediamo a tutte le forze di base politiche e sociali di partecipare a questo dibattito. Grazie Angelo Barbato, appunto, per aver ricordato anche questa questione relativa alla legge 23. Adesso facciamo un salto di diversi chilometri, andiamo a Napoli, dove c'è Paolo Fierro in una iniziativa che è stata organizzata lì a Napoli. Prego Paolo. Allora, siamo a San Battista Vico come Medicina Democratica, come consulta popolare e come comitato Vico che si sta battendo per la riapertura dei servizi territoriali. E questo è un elemento importante perché in effetti, anche se diciamo a un anno dall'inizio della pandemia sostanzialmente è stata messa tutta a chiusa la sanità lombarda come diciamo modello ospedalocentrico e si abbandona del territorio, in realtà nelle nostre aree geografiche non è che le cose siano cambiate molto, diciamo, in meglio, non è che c'è stato un modello alternativo. Allora, in questi territori popolari in effetti si è avuta la desertificazione con l'invecchiamento dei medici privati, con la chiusura dei poliambulatori, dei consultori, con il dimezzamento dei servizi distrettuali per la salute mentale. Questo è stato un fatto gravissimo, le cui conseguenze le dovremo valutare magari i dati Istat della mortalità complessiva, non solo quella Covid, l'anno prossimo, eccetera. Voglio far parlare un,
un rappresentante del comitato Giambattista Vico, che è, diciamo, hanno individuato, in qualche modo occupato anche una struttura, e stanno ponendo il problema al comune di Napoli di, diciamo, aprirla ai servizi territoriali. In realtà una struttura che offriva prestazioni sanitarie molto, molto evolute, visite specialistiche, già esisteva circa 15 anni fa. Poi, dopo i tagli fatti alla regione, questa struttura che apparteneva a un privato è andata in disuso, e da allora in poi questo territorio, che è molto vasto, il quartiere San Carlo Arena, che come popolazione il terzo quartiere di Napoli, dopo con dicembre e fuori corti con 70.000 abitanti, in pratica è priva di strutture sanitarie che possono offrire una sanità di prossimità. L'unico ospedale ancora attivo in questo centro di San Giovanni Bosco, che ora è stato trasformato in ospedale Covid, e che si trova molto distante, diciamo, dal centro, si trova un po' in periferia, mentre le altre strutture ospedaliere insite nel centro storico sono state del tutto eliminate. Per cui noi, come associazione, eravamo impegnati sul territorio, ma anche su altri temi come la cultura, le strutture in disfacimento, i cittadini. Anche per la sopravvenuta pandemia ci hanno proprio chiesto di intervenire sulla questione della sanità pubblica, per cui noi abbiamo individuato una struttura appartenente alla SIA, nei pressi sempre di dove stava la struttura vecchia, in disuso, e con una serie di iniziative abbiamo raccolto circa 800 firme per chiedere il riposizionamento della struttura, cioè resistente nel quartiere, perché da quando è stata eliminata questa struttura resistente, diciamo, le condizioni di salute della popolazione è molto peggiorata. È un breve intervento, il punto di vista di chi lavora nel principale polo di emergenza del Meridione, non solo di Napoli, dell'ospedale Cardarelli, la dottoressa Simona Grassi. Buongiorno a tutti. Noi oggi siamo qui per una cosa molto semplice. Quando compare la sanità territoriale, non riusciamo più a fare fronte a tutte le emergenze sanitarie, siano legate alla pandemia, siano legate a tutte le persone che non trovano nei territori le risposte ai loro bisogni di salute. Siamo per chiedere la riapertura di un poliambulatorio della zona, ma anche per dire che se avessimo avuto medici di base che potevano contare delle strutture territoriali presenti, aperte a contatto, che potessero accogliere le persone prima scoppiasse, diciamo, la situazione di emergenza, avremmo un grande miglioramento. Parliamo della gestione pulita, nel senso purtroppo vedo che è saltato il collegamento. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. In ogni caso, adesso direi: pronto? Da Napoli ci sentite? Sì, un attimo. Sì, sì, ditemi. Sentite adesso? Sentite? Sì, sì, sì. Prego. Okay. Prego. Perdonate, un ultimo flash da un operatore del policlinico rispetto pure al rapporto dell'università rispetto alla questione sanitaria e pure all'emergenza Covid, che è emerso, diciamo, come un elemento deficitario. Salve.
Salve, niente, volevamo evidenziare anche questa realtà lavorativa dei policlinici universitari di Napoli, perché sono due poli che non hanno un pronto soccorso, quindi un apporto territoriale non vero e proprio non c'è, è tutto programmato, quindi la programmazione viene sempre a discapito dell'utenza. Quindi da noi al Policlinico la realtà è proprio quella, che non avendo un pronto soccorso non possiamo dare l'emergenza, quindi che se non sia già stata programmata. Questa emergenza è fondamentale con l'avvento del Covid. Il territorio ha subito tante cose, e quindi anche l'apporto, come diceva la collega, dei medici di base, che con la paura del Covid non stanno dando quell'apporto che possono dare. Quindi affiancare il medico di base con degli infermieri, degli operatori sanitari che possono dare un'assistenza territoriale, un'assistenza domiciliare, è una cosa fondamentale. Questo deficit di un presidio a livello proprio dei quartieri è una mancanza enorme, perché tutti si rivolgono al primo, sono pure una via di trasmissione, ma qua ne sono rimasti solo due in tutta la città. Parliamo più di quartiere, ma parliamo dell'intera popolazione che ha subito questo danno. Quindi noi ripristinare un presidio è una cosa fondamentale, ma i presidi non solo nel nostro quartiere, ma in tutti i quartieri. Quindi andiamo a indebolire proprio la sanità e l'assistenza sanitaria che può essere di base. Speriamo in tutte queste manifestazioni che noi stiamo facendo come operatori, che noi subiamo anche diciamo il disagio del paziente, che diventa a volte anche un disagio ad personam, nel senso che si rivolge con brutti modi agli operatori che già sono caricati di questo lavoro. Grazie. Ok, di Napoli abbiamo finito. Grazie Paolo, grazie Napoli. Ricordo che la consulta popolare è una consulta istituzionale voluta dal sindaco di Napoli, per cui ha tutti gli elementi anche dal punto di vista istituzionale per poter agire nei differenti livelli, cosa che secondo me potrebbe essere un'idea da rilanciare anche in altre parti d'Italia. Dunque adesso ritorniamo in Lombardia, do la parola a Sabrina Consiglio dell'associazione Amor di Angera, che si è battuta per molto tempo proprio per l'ospedale di Angera. Prego. Sì, eccomi, buongiorno, mi sentite? Sì. Ok, buongiorno, sono Sabrina Consiglio, il presidente dell'associazione Amor di Angera, associazione Mamme per l'Ondolo in Rinascita. Sono molto contenta di far parte di questa rete. È importante per noi unirsi a voi, a tutti i comitati. Ho seguito da stamattina presto tutti gli interventi. È importante per noi ottenere dei risultati, perché poi sono il bene di tutti. Noi ci battiamo da anni per la salvaguardia di un piccolo presidio, ma anche per tutelare la sanità pubblica. Diciamo che noi nasciamo da una protesta spontanea nata nel lontano 6 dicembre 2016 con la chiusura improvvisa del punto nascita e la pediatria. Quello era l'inizio, visto poi tutto il percorso che si è fatto, l'inizio di quello che poteva essere la chiusura poi di piano piano lenta di un piccolo presidio. Niente, ci siamo battute a questa proposta, a questa protesta, siamo nate come associazione per arrivare a fare delle proposte. Queste proposte sono anni che vengono anche ascoltate, i confronti ci sono stati, però il Covid arriva al punto, perché il tempo passa velocissimo, deve insegnarci tanto. Lo hanno detto tutti, politici, giornalisti, su tutte le reti televisive abbiamo capito e sentito che la sanità pubblica serve, soprattutto dopo questa pandemia che ci ha dimostrato tanto. Servono medici, servono ospedali,
quelli grandi e piccoli. Basta tagli alla sanità pubblica, bisogna dare servizi. Quanta gente non si è potuta curare, peraltro, non solo per il Covid, in questi anni? C'è gente che ha rischiato e rischia anche di morire, se non addirittura ha avuto peggioramenti per quanto riguarda la propria salute. Non tutti, soprattutto dopo questa crisi anche economica, può permettersi delle cure private. Le cliniche convenzionate nascono all'improvviso, basta, nessuno ci fa sconti al nostro portafoglio. La sanità pubblica deve dare risposta e i piccoli presidi devono aiutare il carico che hanno i grandi ospedali. Serve assumere a tempo indeterminato, invogliare i medici a venire a lavorare decentemente in queste piccole strutture. Noi ci battiamo anche per aiutare e tutelare i medici che a volte lavorano in condizioni disumane. Poi non lamentiamoci se vanno a lavorare all'estero. Ecco. Il discorso dei numeri, abbiamo capito come piccola realtà che spesso viene anche un pochino manipolata. I numeri non li fa l'azienda stessa, sono loro che devono dare risposta e offrire, perché comunque la gente ha bisogno. Io penso di avere detto tutto. Quello che alla fine chiede l'associazione Amor per quanto riguarda il piccolo presidio, che poi può corrispondere a un piccolo presidio qualunque in tutto il territorio nazionale, è un pronto soccorso, un vero pronto soccorso, come tanti elettori durante la campagna elettorale alla fine ci hanno promesso. Il pronto soccorso è la base di una realtà territoriale, e intorno deve esserci tutto quello che può essere la risposta, da un'oncologia, da una ginecologia, da una radiologia, da un potere effettuare dei piccoli interventi e servizi per effettuare poi quella che è la prevenzione, perché a volte prevenire corrisponde avere vita. Ecco, io concludo qui per non dilungarmi e togliere tempo agli altri. Grazie, è stato un onore partecipare e unirmi assieme a tutta la nazione, quindi stamattina. Un saluto da Angera e a presto. Per fortuna non siamo qui a parlare da soli, ma sto percependo che adesso, visto che siamo di fronte a un bivio, le scelte dal Covid in poi saranno importanti, devono essere fatte. Se qualcuno è furbo e la smette di parlare, noi siamo la dimostrazione che non parliamo, ma che ci siamo con i fatti, e ci saremo soprattutto. Grazie a tutti. Ok, grazie Sabrina, anzi chiaramente ringraziamo te come tutti quelli che sono intervenuti, perché siete stati voi poi a costruire questa diretta. E dunque a questo punto faccio un piccolo cambio, perché c'è una persona a Milano che doveva intervenire per ultima, ma la facciamo intervenire prima perché sta per andarsene. Allora, per Medicina Solidale, dunque Alessandro Lanzani, in modo tale che ci spieghi che cosa avete fatto e qual è appunto e cosa avete portato avanti in questi giorni. Grazie. Buongiorno a tutti, Alessandro Lanzani, Medicina Solidale, da sotto il Palazzo della Regione. Cosa facciamo? Medicina Solidale è un'associazione di medici che si è costituita da poco, da ottobre-novembre. Noi facciamo nuovi modelli, cerchiamo di offrire delle soluzioni. Ve li presento immediatamente. Abbiamo fatto un call center a cui hanno aderito una quarantina di medici specialistici, che raccoglie telefonate dal nostro numero di entrata e cerca di gestire una delle questioni che sono la dimostrazione dell'impattamento del sistema sanitario nazionale. Persone che rimangono bloccate nella filiera del sistema, non riescono a contattare il medico curante, hanno necessità di una visita specialistica, non sanno quanto è urgente, hanno una diagnosi di un esame di laboratorio ma non trovano nessuno che glielo legge, e via discorrendo. Quindi questo è un modello, abbiamo risposto a circa 2500 telefonate, è un'esperienza interessante che ovviamente qui non può essere sviluppata
ma siamo a disposizione di condividere questa esperienza con chiunque, quindi vi lascio l'email medisolidale@gmail.com, la ripeterò altre volte, medisolidale@gmail.com, e questo è il primo modello che abbiamo fatto. Da questa esperienza nascono anche altre constatazioni che possono sviluppare altri progetti. Secondo progetto, modello che abbiamo fatto insieme alla Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, da dicembre, purtroppo unici e per primi, è un primato di tristezza, abbiamo iniziato l'esperienza del tracciamento solidale, cioè del tampone sospeso. Fondamentale che sia e rimanga sospeso, perché è un grande valore di reciprocità, di autoaiuto, di corresponsabilità. Chi può paga il suo, chi può paga il suo e lascia qualcosa per qualcun altro, chi non può lo fa totalmente gratis, senza nessuna richiesta. Questa è un'esperienza che ci ha permesso di vedere un dato epidemiologico fondamentale su cui il mainstream scientifico ancora non sembra che abbia dato la doverosa attenzione. Qui a Milano c'è una città nella città, è la città degli invisibili, degli esclusi, senza fissa dimora, dei deliver, cioè dei rider, delle persone che non hanno residenza, delle persone che non hanno medico curante. Si passa dal proprio zero assoluto come riconoscimento sociale a diverse gradazioni. Questo è un fatto epidemiologico importante, perché se poi ci sono difficoltà sia, diciamo, sanitarie nel tracciarli, sia nel burocratiche nel riconoscerci, è evidente, come ci stanno insegnando le varianti, che c'è un pabulum, diciamo, epidemiologico che non viene tracciato, trattato, assistito, perdendo l'articolo 32 della Costituzione, che vale per tutti gli esseri umani, immagino, non solo per i cittadini residenti. E questo è il secondo progetto modello, quello del tampone solidale, del tampone sospeso, che promuove dalla cittadinanza attiva alla cittadinanza fattiva, ovviamente cittadinanza anche sanitaria, le associazioni, il volontariato, le istituzioni. Associazioni e volontariato sono pronte e disponibili. Istituzioni, non abbiamo problemi a comprendere perché il governo di questa regione non dia una mano, abbiamo qualche difficoltà in più a capire come mai non ci sono state delle proposte da parte della città che non si ferma, ecco, che non si fermi su questo aspetto propositivo. Poi, esperienza di zone rosse, terzo punto, medicina solidale e brigata sanitaria sotto corso rosso, siamo andati a Chiusi 15 giorni fa, zona rossa, sconfinamento delle varianti dall'Umbria in Toscana. Lì abbiamo visto che la sanità pubblica funziona, la sanità, le istituzioni e il volontariato. Abbiamo presentato un modello che oggi non vi posso presentare, vi dico solo la tag, vaccino verticale. È un modello di monitoraggio epidemiologico, si tratta di prendere a campione delle piccole comunità, vaccinarle in verticale fino al 100%, non solo con modalità orizzontale, in modo che facciano da feedback di controllo e possano avvisarci prima un'anticipazione sul futuro per vedere bug di sistema, falle, variabili incrociate fra di loro come l'immunizzazione singola di gruppo, l'immunità di gregge, la tenuta dei vaccini nel mosaicismo vaccinale. Mi fermo qui, vogliamo condividere con tutti. medisolidale@gmail.com. Qui Alessandro Lanzani dalla Regione Lombardia è tutto, grazie a tutti per l'attenzione. medisolidale@gmail.com. Grazie, grazie. Allora, medicina solidale, quest'ultima parte direi che nei prossimi giorni cercheremo di approfondirla, appunto perché la cosa credo che sia assolutamente interessante sotto diversi aspetti, per cui senza dubbio ricontatteremo e vedremo di organizzare qualcosa di molto più specifico, molto più largo. A questo punto chiudiamo la giornata ritornando ancora alla questione delle RSA, che ripeto è uno dei punti più importanti che bisogna sottolineare dopo quello che è successo con l'inizio della pandemia. Abbiamo in collegamento Roberta Nagero del Comitato Anchise di Varese, che appunto farà il suo intervento anche lei da Milano. Prego.
Buongiorno a tutti, sì, sono Roberta, vivo a Varese, ma mi trovo appunto sotto Palazzo di Regione Lombardia oggi. Sono un membro del Comitato Anchise, so che appunto ha già parlato il nostro presidente. Il Comitato Anchise è nato proprio per la tutela dei nostri anziani, ma di tutte le persone fragili, insomma. Il nostro comitato è nato appunto con è un insieme di familiari, siamo tutti volontari, familiari con lo scopo di far sentire la nostra voce per poter rientrare prima di tutto in sicurezza nelle RSA e stare accanto appunto ai nostri cari. Cioè, noi ci occupiamo appunto di tutelare, ma anche per un discorso di sanità, cioè tutelare a 360 gradi, perché comunque i nostri anziani hanno bisogno non soltanto di assistenza assistenziale 24 ore, ma hanno proprio bisogno, cioè la sfera emotiva, quindi la salute, il benessere psicofisico è dato proprio anche dal il lato emotivo, insomma, quindi hanno bisogno della continuità affettiva e relazionale. Purtroppo, come tanti familiari, non sono state appunto vietate gli ingressi, quindi come comitato sicuramente ci siamo resi conto che la problematica non è soltanto territoriale o regionale, il problema è proprio a livello nazionale. Infatti il comitato è costituito da più familiari su tutto il territorio nazionale, quindi dal Piemonte, la Lombardia, il Piemonte, il Lazio, le Marche, e quindi appunto siamo insieme per far sentire la nostra voce. La cosa importante è comunque comprendiamo che tutelare il nostro caro, comunque la persona fragile, serve sicuramente tutelare, la priorità è tutelare l'operatore sanitario. Quindi se l'operatore sanitario, tutte dal ASA, OS, infermieri e medici, vanno tutelati, serve appunto protezione, tutela, cioè contratti corretti, insomma, un adeguamento economico corretto. Quindi se l'operatore sanitario è tutelato, sicuramente avrà un riscontro positivo sulla cura dei nostri cari. Questo momento difficile, appunto, nella prima ondata purtroppo ci sono state molte vittime e tutti erano impreparati. Purtroppo questo non è, abbiamo perso tante persone anziane. Questo non è servito e non ha imparato nulla, perché comunque la seconda ondata ha portato ancora parecchie vittime. Quindi, cioè, nonostante i parenti non entrano nelle strutture, in RSA, RSD, le CRA, comunque i focolai sono scoppiati, e quindi noi chiediamo appunto di poter entrare in sicurezza. Entrare in sicurezza vuol dire che servono linee guida nazionali, in modo che tutti possano ascoltare e fare la stessa cosa, perché comunque per noi appunto è fondamentale questo, in modo che ogni direttore sanitario possa essere tutelato e segua delle linee guida nazionali. Per l'appunto è stato fatto questo, l'ultima lettera ministeriale del 30 novembre di cui ha parlato Monsignor Paglia, purtroppo non è stata ascoltata nella maggior parte dei casi, cioè ogni direttore sanitario lavora per conto proprio, di fatto non entriamo da marzo dell'anno scorso. Personalmente, con appunto la mamma affetta da Alzheimer, cioè in un anno ho fatto visita a mia madre in struttura praticamente 9 volte attraverso il plexiglass, attraverso questa distanza di sicurezza. Quindi bisogna, ripeto, trovare un modo, sicuramente il modo c'è, bisogna essere tutti insieme, avere una guida e fare tutti, lavorare tutti per l'unico obiettivo, che è la tutela dei nostri cari, che non sono soltanto anziani, ma sono giovani, disabili in RSD, insomma. Io intanto ringrazio comunque anche Medicina Democratica di averci dato la possibilità di avere questa giornata e di condividere quanto sia importante la tutela della sanità pubblica, insomma, e cercare di far qualcosa per migliorare a livello proprio anche territoriale, fare rete e supportare le famiglie
in questo momento di epidemia, insomma. Intanto vi ringrazio a tutti, buona giornata, grazie, ciao. Grazie, grazie a Roberta. Allora, con Roberta che appunto ci ricordava il problema relativo appunto all'RSA che noi come coordinamento nazionale, anche coordinamento lombardo per il diritto alla salute Campagna Dico 32 stiamo portando avanti con uno specifico gruppo, chiaramente porteremo avanti questa questione anche perché sarà oggetto poi di delle prossime iniziative. Allora, diciamo che questa mattinata ci ha permesso di dare uno spaccato delle lotte in corso, non solo in Lombardia ma anche in Italia, e anche delle richieste per un rilancio del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico. Non abbiamo potuto far vedere, appunto, non abbiamo potuto mantenere collegamenti con Pavia per dei problemi. Comunque c'è stato anche a Pavia un presidio. Credo che queste cose le pubblicheremo successivamente sulla nostra pagina Facebook, appunto, per come video fatto direttamente da loro. A Venezia questo pomeriggio si terrà un'altra riunione appunto di pubblica di tutti i gruppi che anche loro sollevano le questioni relative appunto alla gestione della sanità e un rilancio della sanità pubblica. E poi volevo ricordare il fatto che questa mattina a Bologna è stato approvato un documento che verrà portato alla Regione Emilia-Romagna, è una petizione per il ritiro di qualunque autonomia differenziata per l'unità della Repubblica e per la rimozione delle diseguaglianze. Questa questione appunto del regionalismo differenziato tocca anche la regione Lombardia, che anche lei continua a andare avanti su questa cosa. Chiaramente l'elemento della regionalismo differenziato non può che aumentare le differenze e diseguaglianze nel paese, e crediamo che questa cosa debba assolutamente essere ritirata anche dalla Lombardia oltre che dal Veneto. In Emilia-Romagna partirà appunto questa petizione e anche questa la seguiremo. Diciamo che questo è uno dei passi del percorso che proseguiremo anche nei prossimi mesi. Direi che possiamo già dare l'appuntamento per la prossima mobilitazione nazionale generale che si terrà il 7 aprile, il World Health Day, che ormai da alcuni anni noi abbiamo ridenominato la giornata europea contro la commercializzazione della salute, perché è appunto questo, cioè la questione della commercializzazione che noi vogliamo bene sottolineare come elemento negativo per quanto riguarda i livelli reali di salute successivi. E diciamo che appunto questa giornata del 7 aprile ormai è da anni che in tutta Europa con diverse altre realtà europee stiamo portando avanti, e quest'anno sarà centrale la campagna di raccolta firme per l'ICE, come avevamo già fatto vedere, perché bisogna raggiungere appunto il milione di firme. Questo, ricordo, è l'indirizzo per cui www.noprofitonpandemic.eu/it, dove dovete firmare e inserire i dati appunto della vostra carta d'identità o passaporto. E in più l'altro argomento che verrà affrontato il 7 aprile sarà appunto la questione dell'RSA, perché il problema che noi abbiamo è chiaramente condiviso anche all'interno di varie altre realtà a livello europeo. Per cui saranno argomenti che vedranno mobilitarsi appunto tutte queste realtà europee, come ogni anno in tutti i paesi dell'Unione.
E infine ringrazio tutte le persone che hanno permesso i collegamenti, quelle che sono state nelle piazze, quelli che ci hanno parlato appunto dai loro luoghi. Chiaramente do anche ringrazio anche Fabrizio che ha curato la regia. E niente, io direi che dobbiamo assolutamente continuare in questa direzione, anche perché tra l'altro il 2021 l'Italia è presidente del G20 e ci saranno anche altre iniziative relative alla salute e alla sanità in collegamento con quello che verrà proposto all'interno del G20. Ringrazio tutti e buona giornata.